innanzitutto diamo il benvenuto a tutti quanti, a tutti quelli che sono attualmente collegati e ai nostri relatori. Il professor Mancini purtroppo non può essere presente perché ha problemi di collegamento, vi saluta tutti quanti. E quindi dirò io due parole proprio introduttive. Allora, innanzitutto, questo era un congresso che era stato originariamente pensato per la nostra sede di Lecce. Di fatto è organizzato da tutto il network delle scuole di psicoterapia e per i motivi che ovviamente tutti conosciamo, attualmente è stato trasportato in webinar. Doveva essere appunto fatto a Lecce, dove abbiamo una sede da più di 30 anni e abbiamo comunque appunto un relatore proveniente da Lecce. Allora, il tema che è stato scelto è un tema che ha una rilevanza proprio universale. Il problema appunto della schizofrenia colpisce molte persone ed è universale nel senso che è anche nei paesi in via di sviluppo e anche nelle aree industrializzate. Si stima che ogni anno ci siano circa 12.000 nuovi casi, quindi veramente la necessità di focalizzare l'attenzione sui nuovi trattamenti risulta essere fondamentale. Il tasso di incidenza risulta maggiore nelle popolazioni degli immigrati rispetto ai nativi. Allora, per quanto riguarda invece l'incidenza del disturbo, si riscontra un'incidenza del 4 per 1000, che vale a dire che circa ogni 1000 nascite ci saranno 4 bambini che soffriranno del disturbo. Se vediamo e pensiamo alla popolazione italiana, si può stimare che circa 240.000 persone sono state affette da disturbo di tipo schizofrenico e l'età di insorgenza va dai 15 anni ai 35 anni. Allora, come vedete da questi dati che vi ho dato inizialmente, è veramente un disturbo che colpisce a livello universale, che ha un'incidenza elevata e su cui è necessario appunto avere interventi, soprattutto precoci. Oggi sentiremo parlare molto di prevenzione e di necessità di effettuare interventi precoci. Proprio uno dei nostri primi interventi della dottoressa Maria Pontillo si focalizzerà su questo. Ecco, dopo questi due dati che vi ho dato inizialmente, ci terrei a presentare i relatori. Noi abbiamo oggi quattro relatori, quattro persone che si occupano da tempo di questa patologia, che sono la dottoressa Maria Pontillo, il dottor Andrea Pozza, il dottor Antonio Pinto e il dottor Serafino De Giorgi. I quattro interventi dei relatori si focalizzeranno sia sugli esordi psicotici, in particolare sugli esordi in età di adolescenza, preadolescenza, nel tentativo di illustrare proprio quelle che sono le evidenze scientifiche recenti, e questo sarà l'intervento della dottoressa Pontillo. Ci saranno poi altri due interventi che saranno focalizzati più su aspetti di trattamento e qui avremo gli interventi del dottor Pinto e del dottor Pozza, con particolare riferimento alla CBT come intervento evidence-based, e poi avremo un altro intervento del collega di Lecce che ci riferirà, ci racconterà dei percorsi che sono stati percorsi finalizzati proprio alla rilevazione precoce del disturbo di pazienti appunto con esordi psicotici, che è stato avviato all'interno del Dipartimento di Salute Mentale di Lecce, che ha coinvolto ben 10 centri di igiene mentale. Quindi questi saranno un po' i quattro interventi. Dopo ogni intervento lasceremo 5-10 minuti alle domande e ci sarà poi una pausa dopo i primi due interventi. Allora, a questo punto, se siete d'accordo, io presenterei proprio il primo intervento della dottoressa Maria Pontillo, il cui titolo è Esordi psicotici in età adolescenziale e preadolescenziale, diagnosi precoce e interventi possibili. Ho avuto il piacere di conoscere la dottoressa Pontillo due o tre anni fa, non mi ricordo neanche quanto tempo, però è stata una giornata formativa molto bella in cui ho apprezzato veramente la sua competenza e sono molto curiosa di ascoltarla oggi. E la collega è psicologa psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e ricercatrice presso l'unità operativa di neuropsicologia dell'ospedale pediatrico del Bambin Gesù di Roma, dove è anche la referente per il servizio degli stati mentali a rischio e degli esordi psicotici.
amici. Quindi Maria, se vuoi partire con il tuo intervento, eventualmente, come eravamo rimaste d'accordo, passati 25 minuti entrerò un pochino a gamba tesa ricordandovi i tempi. Grazie Elena, anche per me è un piacere essere qui e portare un pochino quello che è il nostro contributo sugli esordi psicotici. Un caro saluto a tutti, sia agli altri relatori che ai numerosi partecipanti, e comincio condividendo subito le mie slide. Eccoci. Allora, l'obiettivo di questa presentazione è condividere insieme a voi quanto la letteratura scientifica più recente ci dice in materia di esordi psicotici in età evolutiva. Prima di addentrarci su quelle che sono le nuove prospettive, le nuove concettualizzazioni, è il caso di concentrarci su quelli che sono gli aspetti clinici, quindi quello che tutti insomma conosciamo è come si differenzia la psicosi al di sotto di 18 anni. La psicosi al di sotto di 18 anni deve essere distinta tra le forme ad esordio molto precoce, che sono gli esordi psicotici che avvengono al di sotto dei 13 anni, e le forme ad esordio precoce che vengono, diciamo così, definite perché si manifestano solitamente in quel range di età che va tra i 13 e i 17 anni. In particolare, se andiamo a circoscriverle un pochino più da vicino, partiamo subito dalle psicosi ad esordio molto precoce, quella che banalmente insomma conosciamo come la psicosi nei bambini. Allora, in linea generale, sicuramente come noterete, la prevalenza è molto bassa, abbiamo un caso su 10.000 diciamo ragazzini. L'esordio nella maggior parte dei casi avviene abbastanza precocemente. Sulla base della nostra esperienza clinica abbiamo stimato come intorno agli 8 anni e mezzo si possono già manifestare casi di psicosi ad esordio molto precoce. La stragrande maggioranza dei casi tende ad avere una sindrome genetica associata, quindi bambini che nascono con un'alterazione dal punto di vista cromosomico tendono ad avere un maggior rischio di sviluppare in età molto precoci un esordio psicotico. Molto spesso dal punto di vista clinico la principale manifestazione è la sintomatologia negativa. Quindi subito una, diciamo, nota su come molti casi di appiattimento affettivo, appiattimento emotivo che vengono classificate come depressioni in età evolutiva debbano essere assolutamente attenzionate rispetto alla possibile comparsa di un esordio psicotico. Per quanto riguarda le psicosi invece ad esordio precoce, quelle che vi dicevo si manifestano tra i 13 e i 17 anni, abbiamo un 4% che esordisce addirittura prima dei 15 anni e soprattutto dal punto di vista clinico come marker abbiamo le allucinazioni uditive, le voci. In particolar modo anche in questo caso abbiamo la possibile presenza di disturbi dello sviluppo associati, ma il dato più interessante è quello per cui le psicosi che compaiono tra questa, diciamo in questo range d'età tra i 13 e i 17 anni si caratterizzano per un esordio molto lento ed insidioso. Dal punto di vista clinico, nel ben 50% dei casi abbiamo la presenza di deliri, quindi voci e deliri sono i principali marker dal punto di vista clinico. Se andiamo a confrontare le due condizioni, quindi quella ad esordio molto precoce e quella ad esordio precoce, ovviamente le condizioni più gravi sono quelle ad esordio molto precoce. Quindi tanto più precocemente esordisce il disturbo, peggiore è sicuramente la prognosi. I bambini che sviluppano un esordio psicotico al di sotto dei 13 anni tendono infatti ad avere un peggiore funzionamento prenervoso, con un peggiore adattamento scolastico, tendono ad avere un maggior numero di recidive ed ospedalizzazioni più lunghe e soprattutto dal punto di vista neurocognitivo sono maggiormente compromessi. Se ci rifacciamo a questo lavoro molto bello apparso recentemente su quello che è un update, un aggiornamento della letteratura sulla psicosi ad esordio molto precoce, dobbiamo considerare alcuni punti più importanti. Intanto che nel momento in cui si ha una psicosi ad esordio precoce, essa rappresenta una forma molto più severa del disturbo rispetto all'esordio psicotico che avviene in età adulta. Inoltre, per quanto riguarda quella che noi definiamo DUP, ovvero la durata di psicosi non trattata, che possiamo definire come il tempo che intercorre tra la prima presentazione di sintomi e l'accesso ad un percorso di cura, nei piccoli è maggiore rispetto all'età adulta da 3 a 5 volte.
la sintomatologia negativa è più severa e gli agiti aggressivi sono, diciamo, in maggior frequenza. Quindi le psicosi che esordiscono al di sotto di 18 anni hanno un adulto maggiore, quindi arrivano tardi all'attenzione clinica, sono condizioni che vengono confuse per disagio adolescenziale, per depressione in età evolutiva o adolescenziale, per disturbi dell'adattamento, quindi come risposta delle reazioni traumatiche, e non arrivano quindi prontamente a quello che è un percorso di cura. Sono condizioni in cui la sintomatologia negativa è più severa, e questo ci dice dell'esordio lento e insidioso. Addirittura si è stimato che tra la comparsa della sintomatologia negativa e la comparsa dei primi sintomi negativi può intercorrere un intervallo temporale che va da 1 a 6 anni. Quindi pensate quanto l'esordio psicotico possa essere, diciamo, assolutamente insidioso. Per quanto riguarda la concettualizzazione, ovviamente chi si occupa di bambini come noi, di bambini adolescenti, ha una visione della psicosi, della schizofrenia, come un disturbo del neurosviluppo. Adesso proverò, diciamo, a riflettere insieme a voi sul perché la psicosi, la schizofrenia possano essere definite dei disturbi del neurosviluppo. Intanto perché, come vedete da questa slide, psicotici non si nasce dall'oggi al domani, non si diventa, diciamo, psicotici dalla sera al giorno successivo, ma è un processo molto lungo, che parte da quella che è una vulnerabilità genetica, il manifestarsi di un iniziale disagio, il manifestarsi di quelli che noi conosciamo come prodromi, che vedremo successivamente, fino all'esordio psicotico franco. Quindi sicuramente una traiettoria lenta, una traiettoria evolutiva. E quali sono le caratteristiche della psicosi che fanno sì che essa possa essere definita un disturbo del neurosviluppo? Il fatto che abbia in comune delle caratteristiche tipiche del disturbo del neurosviluppo. Sicuramente il fatto che si possa manifestare in infanzia, il fatto che possa avere A una base genetica, il fatto che sia più comune nei maschi, il fatto che abbia un decorso stabile per quanto riguarda lo sviluppo e che abbia una comorbidità con altri disturbi del neurosviluppo. Questo è un lavoro molto bello in cui si fa riferimento proprio ai principali punti cardine di un disturbo del neurosviluppo. E come vedete, la psicosi in effetti alcuni punti sembra assolutamente averli. Se andiamo a stringere, diciamo, su quali sono i punti più importanti che adesso dipaneremo man mano nel corso del mio intervento, perché la psicosi è un disturbo del neurosviluppo? Intanto perché possiamo parlare di essa come il frutto di un'interazione tra fattori genetici e fattori ambientali, quindi è il risultato di un'interazione tra geni e ambiente, tra geni e fattori di rischio ambientale. Sicuramente esistono delle sindromi genetiche, delle alterazioni precise del patrimonio genetico che possono essere associate alla presenza di psicosi. Essa si manifesta a parecchie comorbidità con altri disturbi del neurosviluppo e soprattutto, come tutti i disturbi, con un esordio lento, con una traiettoria evolutiva lunga, ne è possibile individuare tanto i predittori cognitivi, ma soprattutto, per quello che è il nostro interesse, i predittori psicopatologici. Adesso, punto per punto, cerchiamo di approfondire questi aspetti. Intanto il primo punto, la traiettoria evolutiva del disturbo tra geni e ambienti. In questo lavoro del 2019 si fa riferimento a come la psicosi, l'esordio, l'onset della psicosi sia il risultato di una serie di fattori che nel corso dello sviluppo possono interagire con quella che è la vulnerabilità genetica. Si fa riferimento a fattori evolutivi precoci, per esempio quelli relativi ad anomalie nella fase prenatale, la malnutrizione materna viene considerato un fattore di rischio, o a complicanze perinatali, per esempio complicanze ostetriche, un basso peso alla nascita, vengono considerati dei fattori di rischio. Tra i fattori prossimali si fa riferimento invece a quello che è il trauma, a quelle che sono le condizioni di deprivazione socioculturale, fino a quello che in adolescenza, il fattore di rischio più noto, ovvero l'uso e l'abuso di sostanze. In particolar modo, proprio l'interazione di questi fattori in determinate fasi critiche dello sviluppo con la vulnerabilità genetica causerebbero quello che è l'esordio psicotico franco cui siamo abituati ad assistere. Quando vi parlavo di sindromi genetiche, di vulnerabilità genetica, faccio riferimento a due punti. Il primo è questo: esistono delle condizioni genetiche, questo
che vi porto un esempio, la sindrome da microdeletione del cromosoma 22, che si caratterizza proprio per una deletione a livello di tale cromosoma, che tendono ad avere un alto rischio di schizofrenia. Basti pensare che rispetto alle percentuali di cui ci parlava Elena, se andiamo a circoscrivere, se pensiamo all'incidenza della schizofrenia nella popolazione in generale, 0,04%, pensiamo all'incidenza della schizofrenia in questa popolazione genetica, siamo al 30%. Quindi questo tipo di struttura genetica sicuramente è un fattore di vulnerabilità per un esordio psicotico. Traducendo il tutto dal punto di vista clinico, nel momento in cui vedo un esordio psicotico in età adolescenziale o in età evolutiva, devo chiedermi se quel sintomo, quell'epifenomeno clinico che vedo è sostanziato da un'alterazione genetica. Vi dico questo perché i bambini con un esordio psicotico che hanno una base genetica importante come una condizione sindromica hanno delle resistenze rispetto al trattamento farmacologico che il clinico deve conoscere per poter orientare ed orientarsi in tutto e per tutto per quanto riguarda l'intervento. L'altro aspetto, ovviamente, questa è la corrente più recente, fa riferimento a quello che è il rischio poligenico, ovvero al fatto che sarebbero numerosi i geni implicati in quella che è la vulnerabilità alla condizione schizofrenica. Andando a vedere l'altro punto, quindi come mai definiamo la psicosi come un disturbo del neurosviluppo? La definiamo così perché essa tende ad associarsi a tutta una serie di anomalie dello sviluppo. Sempre in questo aggiornamento gli autori fanno riferimento a come ben il 67% di bambini che hanno un esordio psicotico, di bambini adolescenti che hanno un esordio psicotico, hanno una condizione premorbosa caratterizzata da anomalie in tre domini: quello sociale, quello motore e quello linguistico. Quindi ancora una volta, in età evolutiva la psicosi non è nella maggior parte dei casi una frattura rispetto ad un funzionamento adeguato pregresso, ma è un frutto di un continuum che parte da epoche molto precoci con delle alterazioni. Ovviamente anche dal punto di vista psicopatologico è stato visto come tanti ragazzini con esordio psicotico abbiano sul pregresso dei disturbi dell'umore, dei disturbi d'ansia o un disturbo da stress post-traumatico. In particolare, se andiamo un pochino più nel profondo di quanto vi dico circa l'associazione tra psicosi e disturbi del neurosviluppo, vi porto solo qualche dato. Molti autori fanno riferimento al concetto di fenotipo premorbido proprio per fare riferimento a cosa esiste dal punto di vista fenotipico, clinico e comportamentale prima di un esordio psicotico. Sicuramente nel 27% dei casi abbiamo un disturbo dello spettro autistico, quindi senza entrare nell'annosa questione della relativa alla relazione tra psicosi e autismo, una cosa possiamo dirla rifacendoci a delle evidenze scientifiche, che nel 27% dei casi i pazienti rispettano i criteri per un disturbo dello spettro autistico molti anni prima che si manifestino i sintomi psicotici. Inoltre è stato dimostrato che la prognosi per quanto riguarda un esordio psicotico è fortemente correlata alla gravità dei disturbi del neurosviluppo preesistenti. Se andiamo ad un altro disturbo del neurosviluppo, così come ce lo presenta il DSM-5 nella nuova edizione, ovvero la DHD, ebbene è stato dimostrato che in un range compreso dal 30 all'80% di adolescenti che si fanno proprio in epoca adolescenziale un esordio psicotico, si può rintracciare quello che è un pregresso a DHD. E non solo sappiamo questo, sappiamo anche che i pazienti a DHD più a rischio di sviluppare un esordio psicotico sono quelli che presentano in comorbidità un disturbo dell'umore. Ovviamente a slatentizzare il tutto può essere un fattore di rischio quale l'uso di cannabis, che nei pazienti ADHD in età adolescenziale può essere presente proprio per il deficit di autoregolazione e il discontrollo degli impulsi che caratterizza questa particolare categoria clinica. Quindi il messaggio deve essere chiaro: la psicosi che vedo in età adolescenziale molto spesso ha della psicopatologia pregressa, e ricostruire quella psicopatologia pregressa è fondamentale ai fini anche dell'intervento farmacologico e degli interventi psicosociali che saranno attuati.
tornando un pochino alla slide che vi avevo presentato qualche minuto fa, se prima ponevo il focus su quella che era la psicosi come il frutto di un processo lungo, adesso voglio porre il focus sul prodromo. Un'altra caratteristica che vi dicevo, tipica della psicosi come disturbo del neurosviluppo, è la possibilità di intercettarne i predittori psicopatologici. E quale miglior predittore psicopatologico nel caso della psicosi del prodromo? Parliamo adesso quindi per qualche minuto dei prodromi. Quindi qui io vi rappresento quello che noi clinici siamo soliti vedere quando valutiamo un esordio psicotico in età evolutiva. Allora, sicuramente vediamo come principale manifestazione iniziale un declino cognitivo. Quando ricostruiamo l'anamnesi, il genitore ci racconta di una marcata regressione sul piano degli apprendimenti, sul piano delle cognizioni, sul piano delle funzioni esecutive. Quindi il primo segnale di un esordio psicotico in età evolutiva è il deterioramento delle funzioni cognitive. Successivamente questo si ripercuote ovviamente in una compromissione del funzionamento scolastico. Si manifesta e si ripercuote anche in una compromissione del funzionamento sociale, parimenti all'emergere di sintomatologia negativa. La sintomatologia negativa, come sappiamo, fa riferimento ad una riduzione dell'esperienza. Questi pazienti tendono ad una riduzione, per esempio, dell'esperienza di gratificazione risposta ad uno stimolo, e qui nasce l'anedonia, e negli adolescenti, con un successivo esordio psicotico, l'anedonia sociale, quindi la riduzione dell'esperienza di gratificazione rispetto all'esperienza sociale, è un marker clinico importante, che dal punto di vista fenomenologico noi vediamo nei termini di quello su cui è stato scritto molto, che si chiama ritiro sociale. Ovviamente a tutto questo consegue la comparsa di psicopatologia, diciamo in senso stretto, ovvero i prodromi, fino all'esordio psicotico franco, così come siamo abituati a vederlo: deliri, allucinazione, disorganizzazione dell'eloquio e tutto quello che noi sappiamo. Per quanto riguarda i prodromi, vi dico che, ed è giusto che voi questo lo conosciate, ma sicuramente lo conoscete già, hanno ricevuto una concettualizzazione dal punto di vista clinico. Il prodromo oggi è riconosciuto nel DSM-5 ed è riconosciuto sotto forma di sindrome psicotica attenuata. La sindrome psicotica attenuata o i prodromi sono quei sintomi che tendono ad essere da noi definiti sintomi psicotici sotto soglia, nel senso che sono dei sintomi di qualità psicotica, quindi allucinazioni, deliri, ma si manifestano con una durata, un'intensità e una frequenza più bassa rispetto a quella che caratterizza il sintomo psicotico franco. Ovviamente chi possiede questi sintomi, chi possiede i prodromi, tende ad avere un maggior rischio di transizione da qui ad 1, 2, 3, 4 anni ad esordio psicotico franco. Vi lascio i criteri che DSM-5 ci propone per l'individuazione dei prodromi. Noterete essenzialmente quello che vi ho detto. Sono i criteri per la psicosi, tuttavia si rimarca come i sintomi che tipicamente fanno una psicosi debbano essere presenti in maniera meno pervasiva rispetto a quelli che caratterizzano i sintomi psicotici franchi. Vi è anche una classificazione del prodromo in base, insomma, al momento di insorgenza, in base alla frequenza con cui si manifesta il prodromo, in base a quanto compromette il funzionamento del soggetto, andiamo a classificare il prodromo. In particolare, la condizione che ha suscitato maggiore discussione in letteratura è la seconda condizione, quella sintomi psicotici brevi, limitati e intermittenti. È una condizione che, per capirci dal punto di vista clinico, somiglia molto a quello che prima diagnosticavamo come disturbo psicotico breve e che ad oggi viene considerata come la maggiore condizione di rischio, nel senso che se tu hai un prodromo classificabile come una sindrome psicotica, sintomi brevi, limitati e intermittenti, hai un maggior rischio di esordio psicotico. In questo lavoro pubblicato qualche settimana fa abbiamo fatto un punto importante, nel senso che tradizionalmente la letteratura ci parla dei prodromi, ci dice sono dei sintomi di qualità psicotica, però sono meno frequenti, sono meno, diciamo, inabilitanti rispetto ai sintomi psicotici franchi. Ok, ma noi ci siamo chiesti, ma in età evolutiva, tra i piccolini, si manifestano così come si manifesta il prodromo nell'adulto o si manifestano con una particolare peculiarità, insomma, no? Quindi siamo andati un pochino ad approfondire questo aspetto.
fatto? Ebbene, abbiamo rilevato alcuni punti importanti. Intanto, che in età evolutiva il sintomo prodromico tende a manifestarsi fortemente in associazione anche con contenuti suicidari. Questo è un dato importante che aggrava il riconoscimento di questa condizione e rende necessario il riconoscimento di questa condizione prodromica. E poi, mettendo insieme differenti studi, abbiamo visto come alcune caratteristiche su cui è il caso di puntualizzare sono le seguenti, ovvero che il prodromo in età evolutiva tende nel 65% dei casi ad avere una diagnosi di SM associata. Questo per dirvi che dal punto di vista clinico raramente troverete un paziente che ha il prodromo e basta. Quindi non cerchiamo il prodromo, cerchiamo il prodromo all'interno di un contesto psicopatologico. Il prodromo va cercato all'interno di un contesto in cui coesistono altre condizioni psicopatologiche. Il paziente puro prodromico non esiste, perché il prodromo sta all'interno di una complessità clinica. Per esempio, in questi due lavori abbiamo visto come ben il 40% di pazienti che hanno un disturbo ossessivo compulsivo abbiano associati dei sintomi prodromici e come in ben il 50% dei pazienti che hanno un prodromo vi è anche la presenza di ansia sociale. Anzi, si è visto che i pazienti con prodromi che hanno ansia sociale tendono ad avere soprattutto un contenuto insolito di pensiero centrato sulla persecutorietà e che la gravità di questo prodromo è strettamente associata alla gravità dell'ansia sociale iniziale, dell'ansia sociale di base. Quindi questo non significa che tutti i nostri fobico-sociali, tutti gli ansiosi sociali che trattiamo con la psicoterapia sono anche dei pazienti prodromici. Significa che dobbiamo stare attenti quando valutiamo un ragazzo, un giovane adulto, un bambino con ansia sociale ad individuare la possibile presenza di un'alterazione del contenuto del pensiero che può far pensare ad un prodromo. Vi lascio questo dato, nel senso che se vi parlo di prodromo, qual è il significato clinico? Qual è l'impatto clinico del prodromo? Il fatto che nel 20% di adolescenti che hanno dei sintomi prodromici vi è a distanza di un anno un esordio psicotico. Non sono tantissimi, ma non sono neanche pochi. Quindi la necessità di individuare precocemente questa condizione clinica. Quello che vi dicevo prima, ovvero che all'interno del prodromo sono due le condizioni da attenzionare dal punto di vista clinico. La presenza in un adolescente di questa condizione, ovvero la presenza di prodromi con una caratteristica breve e intermittente, ma soprattutto sembra che il sintomo che ha un maggiore valore predittivo è la disorganizzazione della comunicazione. Quindi non badiamo solo alla presenza delle voci, alla presenza di contenuti insoliti di pensiero, ma badiamo anche ad un altro target per l'individuazione precoce di uno stato mentale a rischio di esordio psicotico, che può essere la disorganizzazione della comunicazione, ovvero la difficoltà dell'adolescente ad orientare la comunicazione nei riguardi di quello che è il target conversazionale che l'interlocutore propone. Vediamo un attimino la diagnosi, sempre facendo riferimento a quello che è il lavoro che vi porto oggi, molto recente, vengono date delle indicazioni importanti. Intanto la necessità di una valutazione che sia multidisciplinare, una valutazione dell'esordio psicotico in età evolutiva che sia multidisciplinare, in quanto tesa ad escludere anche una serie di condizioni mediche sottostanti e ad escludere anche tutta una serie, o meglio, escludere, includere, considerare il valore di quei disturbi del non sviluppo che vi facevo prima, che possono manifestarsi in associazione all'esordio psicotico. In particolare, ovviamente, vi lascio questi, diciamo, riferimenti, abbiamo un elenco di condizioni mediche o di condizioni psichiatriche che devono essere considerate quando vado ad impostare una valutazione per un esordio psicotico. Sicuramente la condizione genetica di cui vi parlavo prima, che segnato in rosso, ma anche delle alterazioni su base organica, ma diciamoci che il sintomo psicotico che ha una base organica di solito è un sintomo che interviene improvvisamente, l'esordio improvviso su uno sviluppo adeguato, su una condizione che non ha mai dato adito ad alterazioni dello sviluppo è sicuramente da indagare anche dal punto di vista di una possibile causa organica. Nella nostra unità vediamo spesso, per esempio, casi di encefaliti che danno luogo alla comparsa repentina di sintomi psicotici.
è molto importante anche conoscere gli strumenti e la novità è proprio questa. Classicamente siamo abituati a valutare gli esordi psicotici prima con la PANS e con altri strumenti, adesso facciamo riferimento allo strumento che vedete rappresentato che è la SIPSOPS o la CAMS, ma quello che ci dicono le nuove linee guida è di prestare attenzione e di introdurre nuovi strumenti. Se il 67% dei ragazzini presenta delle anomalie dello sviluppo associate, allora vale la pena introdurre degli altri strumenti. Uno è l'SCQ, che è un questionario che consente di rilevare lo sviluppo comunicativo del bambino sul pregresso. Quindi ai genitori vengono poste delle domande su eventuali anomalie della relazione sociale e della comunicazione che il bambino presentava negli anni precedenti l'esordio psicotico, proprio per capire, per esempio, se vi è un autismo anche ad alto funzionamento non diagnosticato, non individuato, che poi, come diciamo, esito clinico dà luogo ad un esordio psicotico. Viene consigliata anche la KISANS, di un'intervista semistrutturata che indaga tutto il ventaglio di condizioni psicopatologiche degli SM5 in età evolutiva. Quindi capirete che torna con quello che vi dicevo prima, l'attenzione ad anomalie dello sviluppo e l'attenzione alle comorbidità quando vado a valutare un esordio psicotico in età evolutiva. Ovviamente fa comodo anche avere un reperto di neuroimmagine, anche perché la neuroimmagine ci dice delle cose importanti sull'esordio psicotico in età evolutiva. In particolar modo, se voi andate a vedere, insomma, questa slide, potete notare come la perdita, diciamo, di materia grigia, quindi di materia neuronale, nei, diciamo, soggetti con psicosi ad esordio precoce è molto importante. Addirittura, se pensiamo ad un volume della materia grigia, è ben inferiore ai controlli per età del 10%. Quindi i soggetti con esordio psicotico hanno una, diciamo, carenza a livello di quella che è la materia grigia neuronale rispetto ai pari età. E materia grigia neuronale significa connessioni, significa funzionamento neurocognitivo, significa anche sintomo psichiatrica a seconda di quella che è l'area coinvolta. Infatti, la perdita di materia grigia frontale, temporale e parietale sarebbe proprio una specificità, un reperto specifico di risonanza per quanto riguarda le schizofrenie ad esordio precoce. Quindi se vi è molta letteratura sui disturbi psicopatologici che fa riferimento ad alterazioni dei circuiti neuronali associate al DOC o ad altre condizioni, nel caso della psicosi ad età evolutiva è proprio una perdita di materia grigia a livello delle zone cerebrali che vi ho indicato ad essere un reperto assolutamente specifico. Chiudiamo con gli interventi. Cosa si può fare? Allora, ci rifacciamo sempre alle linee guida e le linee guida ci parlano di approccio integrato, un approccio che preveda sicuramente l'uso degli psicofarmaci, sicuramente un approccio psicoterapico, ma anche una serie di interventi psicosociali. Dal punto di vista farmacologico si fa riferimento alla clozapina, si fa riferimento ai cosiddetti antipsicotici di seconda generazione e si fa riferimento a quelli che sono ovviamente gli effetti collaterali legati alla somministrazione di questi antipsicotici, ma dal nostro punto di vista, accanto all'uso dei farmaci, è fondamentale lavorare su alcuni aspetti. Quindi necessità di interventi psicosociali che abbiano determinati target, che ci consentano di intervenire precocemente sui sintomi psicotici, che ci consentano soprattutto di creare dei trattamenti che siano tagliati sulla fase e sull'età del disturbo. È diverso che abbia un paziente ancora in fase prodromica rispetto ad un adolescente già con un esordio psicotico acuto. Quindi devo avere degli strumenti, anche dal punto di vista del tipo di psicoterapia, degli interventi psicosociali, che siano assolutamente tagliati sul bambino. E questo, devo dire, ancora non è del tutto, insomma, assodato. Questa è una slide che ci fa vedere bene quello che è, se ci sono in ascolto psicoterapeuti, è il nostro, diciamo, compito fondamentale. Se la linea verde descrive la fluttuazione dei sintomi che caratterizza un esordio psicotico ad esordio precoce, e come vedete abbiamo una fase di onset fino ad una fase, diciamo, di esordio che indica un'acuzia, la punta verde, per poi una fluttuazione, quindi passando attraverso la possibilità di recidive, la linea della disabilità, non mi piace come termine, preferisco parlare di compromissione della qualità di vita, dico limitazione funzionale,
tende a diventare abbastanza stabile. Ecco, il nostro lavoro consiste nell'agire attraverso interventi psicoterapeutici, attraverso interventi psicosociali, per favorire non un reinserimento del bambino e dell'adolescente all'interno della comunità. Ricordiamoci che sono dei ragazzini, quindi molto spesso hanno un esordio quando ancora non si sono inseriti all'interno di un contesto scolastico, di un contesto sociale o, per i giovani adulti, di un contesto lavorativo. Quindi noi lavoriamo affinché la qualità di vita sia garantita a questi ragazzini, nonostante, diciamo, l'andamento del disturbo. Se ci addentriamo solo velocemente sui tipi di intervento dal punto di vista psicosociale, è stato dimostrato che la CBT è assolutamente efficace in associazione a tutta una serie di interventi che sono per il trattamento delle compromissioni cognitive di cui vi parlavo prima come sintomo iniziale di manifestazione dell'esordio psicotico, la cognitive remediation, e l'intervento di supporto familiare, gli interventi familiari che tendono a soprattutto centrarsi su interventi di psicoeducazione e dando ai genitori tutta una serie di indicazioni su come limitare quei fattori stressanti che potrebbero indurre una recidiva nel paziente. Per esempio, sull'intervento familiare è stato dimostrato che si diminuiscono la recidiva nei pazienti adolescenti con esordio psicotico. Vi lascio infine con, diciamo, un ultimo spunto. In un lavoro che abbiamo fatto qualche anno fa, in cui abbiamo avuto modo di appurare, quindi di mettere insieme un insieme di evidenze scientifiche, ci dicono che in effetti la terapia cognitivo-comportamentale funziona, per esempio, nella riduzione delle allucinazioni di comando, che, come sapete, sono il sintomo più pericoloso per l'incolumità del paziente e l'incolumità dei genitori, ma anche di chi sta vicino al paziente. Nel caso delle psicosi evolutive abbiamo visto come la CBT sia efficace, però a patto che sia adeguatamente trattata anche la sintomatologia negativa iniziale, nel senso che se non trattiamo la sintomatologia negativa, quell'appiattimento che caratterizza il paziente dal punto di vista emotivo, dal punto di vista affettivo, dal punto di vista della riduzione nella consapevolezza delle emozioni, nell'espressione delle emozioni, abbiamo difficoltà ad avere una compliance tale da poter inserire il paziente all'interno di un paradigma strutturato come quello della terapia cognitivo-comportamentale. Quindi, quando parliamo di psicosi evolutiva, non fermiamoci alla punta dell'iceberg, deliri, allucinazioni e quant'altro, ma cerchiamo di capire come quel decorso lungo sia assolutamente da trattare in tutti i suoi punti. L'ultimissima informazione, vi lascio alcuni punti cui voi clinici dovete prestare attenzione per poter sospettare o comunque richiedere una valutazione approfondita di esordio psicotico in età evolutiva. Il fatto che vi sia nell'adolescente o nel bambino una modificazione emotiva e del pensiero, quindi per esempio fluttuazioni umorali importanti, l'emergere di sospettosità rispetto ai coetanei, rispetto agli insegnanti a scuola molto spesso, con successiva limitazione dell'iniziativa sociale, quindi con successiva, diciamo, ingravescenza rispetto al ritiro sociale, modificazioni cognitive, quel decremento nella prestazionalità cognitiva che vi dicevo prima, che si manifesta soprattutto con un decremento delle funzioni esecutive, dei sintomi generali, quali alterazioni del sonno, quali alterazioni dell'appetito, ma la comparsa anche di aspetti dispercettivi che possono essere assolutamente rilevati anche dall'esterno, e poi quanto vi dicevo prima. Comunque, ho già anticipato l'avanza del ritiro sociale. Io vi ringrazio e sono disponibile, insomma, alle domande. Bene, grazie Maria. Grazie, complimenti davvero per la chiarezza e la brillantezza di questo intervento. Mi pare che in questo intervento Maria ha focalizzato proprio quanto la psicosi non è una frattura ma un continuum, e ci ha aiutato proprio a vedere tutto questo continuum. Alla luce di questo io avrei una domanda, e poi adesso sto guardando se stanno arrivando delle domande che ti porrò appunto da parte degli uditori. Allora, la prima che volevo farti io era proprio in relazione, tu hai parlato di anomalie dello sviluppo anche, no? Allora, volevo capire meglio quanto è possibile che si manifesti una psicosi in modo puro, quanto questa coesiste con condizioni legate a uno sviluppo atipico, quindi com'è possibile differenziare queste cose, eccetera.
Sì, Elena, faccio riferimento ovviamente sia alla letteratura ma soprattutto anche all'esperienza clinica, nel senso che diciamo, lavorando all'interno di un servizio in cui vediamo tanti tanti pazienti, ti posso dire che rispetto a quella che è la nostra esperienza, sono veramente pochi i casi in cui la psicosi insorge in maniera repentina, improvvisa e segna, diciamo, un confine tra un funzionamento, tra un'anamnesi pulita rispetto, diciamo, ad aspetti fisiologici di sviluppo e ad aspetti psicopatologici. Quindi, rispetto a quello che noi diciamo che facciamo riferimento anche a questa scuola, al cognitivismo in generale, chiamiamo scompenso, è difficile individuare nel caso di una psicosi in età evolutiva un qualcosa che possa fungere da scompenso. Quindi non c'è, diciamo, la frattura. Quello che vediamo è l'esito di un percorso molto lungo, che in alcuni casi sì, è sostanziato dalla presenza di anomalie dello sviluppo, quelle di cui parlavo prima, condizioni di autismo, condizioni di disabilità intellettiva o altre condizioni come per esempio l'ADHD, ma in alcuni casi vi è anche una condizione di sviluppo adeguata, questo assolutamente non si può negare, e questa continuità che porta all'esordio psicotico è una continuità solo psicopatologica. Comunque sono ragazzini che hanno anni prima un disturbo d'ansia grave, sono ragazzini che comunque hanno anni prima un disturbo ossessivo compulsivo grave. Quindi, sia che vi sia un'anomalia dello sviluppo, sia che vi siano dei pregressi psicopatologici, nella maggior parte dei casi la psicosi comunque ha un retroterra che possiamo rintracciare. Questo è un po' il messaggio che, grazie alla tua domanda, vorrei passasse, insomma. Ok, grazie. Quindi mi pare che l'attenzione, come dire, se possiamo noi clinici trarre qualcosa, è proprio quello di stare molto attenti a questi segnali iniziali, no? Assolutamente, assolutamente. E distinguere anche, quindi, la ricostruzione della storia del paziente, sia dal punto di vista anamnestico, ma sia dal punto di vista anche della psicopatologia, è fondamentale, perché nel caso in cui ho un esordio improvviso su una condizione che viene riferita a norma fino a quel momento, sicuramente il sospetto che vi sia l'incipienza di una condizione organica, da un'encefalite ad una neoplasia, ad una serie di condizioni, deve assolutamente essere presa in considerazione. Quindi l'aspetto organico va preso in considerazione sempre, come sappiamo, per qualsiasi disturbo, però nel caso di psicosi che esordiscono improvvisamente in età evolutiva è ancora più importante. Questo è fondamentale. Le psicosi che invece hanno un'origine evolutiva, se così si può dire, non sostanziate da basi organiche, sono psicosi nell'ambito delle quali troviamo sempre una storia di malattia. Passatemi insomma il termine. Ok, grazie Maria. Allora, c'è una domanda da parte di una collega, la quale chiede se il trattamento del post-traumatico conseguente ad eventi traumatici, in particolare la collega fa riferimento all'MDR, ma anche ad altri trattamenti, può prevenire lo sviluppo di una psicosi anche in un soggetto che ha una predisposizione genetica. Sicuramente, diciamo, la collega fa riferimento al tema di quella che è la relazione tra trauma e psicosi. Sicuramente episodi traumatici hanno sicuramente, come dire, sono associati ad un possibile esordio psicotico, però due punti. Allora, il primo è che non tutti i soggetti che hanno degli episodi traumatici, che hanno una storia di trauma, tenderanno ad essere degli psicotici. Quindi questo va chiarito. Il trauma entra in relazione con la psicosi nel momento in cui il soggetto è geneticamente predisposto. Quindi questo diciamocelo, perché sì, relazione trauma-psicosi, ma non significa che tutti i traumatizzati diventeranno psicotici. Questo non deve passare. Hanno maggiore rischio quelli che hanno quella vulnerabilità genetica di cui vi parlavo prima. Rispetto alla domanda della collega, la risposta è sì, nel senso che nel momento in cui io ho una condizione psicopatologica pregressa, che in questo caso è il disturbo da stress post-traumatica, e la tratto, pur avendo un soggetto che ha una genetica non a suo favore, io ho buone probabilità di prevenire o comunque ritardare il più possibile l'esordio psicotico. Il disturbo post-traumatico da stress rientra un po' tra quelle condizioni di cui parlavo prima, il DOC e l'ansia sociale. È logico che più prontamente tratto quelle condizioni che possono interagire con la vulnerabilità genetica, maggiore sicuramente la possibilità che io prevenga l'esordio, anche perché vi dicevo, interazione gene-ambiente, non è solo la genetica, non è solo l'ambiente, è l'interazione. Se io vado a trattare il primo punto, che è l'esperienza traumatica, sicuramente avrò delle buone probabilità di prevenire l'esordio psicotico, insomma.
Grazie Maria, c'è ancora tempo per una domanda. Qui c'è un'altra collega che ti chiede, Maria, se avete avuto modo di confrontare analogie e differenze tra gli strumenti citati con la Psi CY. Sì, allora il collega fa riferimento, ho letto anche io la chat, fa riferimento alla SPICY. Allora, per quanto riguarda, diciamo, sì, è uno strumento che va a valutare quelli che sono i cosiddetti sintomi di base. Quindi stiamo parlando ancora una volta di tutto quello che viene prima l'esordio psicotico, insomma, no? Quindi sono dei sintomi che di solito non sono, diciamo, osservabili dall'esterno, ma che sono percepiti dal soggetto come alterazioni percettive. O per esempio adinamia, quindi difficoltà di iniziativa, che vengono, diciamo, molto molto prima rispetto all'esordio psicotico, insomma. Allora, sicuramente, diciamo, è una questione di approcci, nel senso che noi usiamo la SIPS, usiamo la CAMS, perché sono degli strumenti che ci consentono di valutare un sintomo che comunque è riconosciuto non solo dal soggetto, ma anche dall'esterno. Quindi è un sintomo che ci appare un pochino più oggettivabile, insomma, un pochino più individuale. Però ci sono diverse ricerche che dicono che anche la SPICY ha una sua sensibilità diagnostica rispetto all'individuazione di un problema. Quindi diciamo che è una differenza semplicemente di scuole di pensiero, ma poi anche a favore della SPICY esistono differenti, diciamo, varie evidenze scientifiche che ci dicono che sia uno strumento in grado di tracciare quello che è il percorso che conduce ad una diagnosi di esordio psicotico. Ci sono varie domande nella chat, penso che non abbiamo tempo di porre tutte queste domande. Io magari mi focalizzerei, visto che magari può interessare a molti quello che è il ruolo della famiglia, visto che si tratta anche di adolescenti, preadolescenti. Quindi c'è un collega che chiede appunto qual è il ruolo della famiglia nella fase terapeutica e anche che aiuti, che tipo di aiuti fornire proprio per queste dinamiche familiari. Allora, sicuramente per la psicosi vale, anche se in misura maggiore, quello che noi conosciamo sulla psicopatologia dell'età evolutiva, quindi l'intervento multisetting, quindi l'intervento che va ad attivare dei setting terapeutici che prevedono anche il ruolo, l'intervento sulla famiglia. Allora, dai dati di letteratura sembra che nel caso delle psicosi funzioni meglio quello che è l'intervento di supporto familiare, quindi non sto parlando di psicoterapia familiare, l'intervento di supporto familiare centrato sulla psicoeducazione. È stato dimostrato che le famiglie di pazienti adolescenti con psicosi hanno alti livelli di emotività espressa e sono delle famiglie che hanno bisogno di un supporto centrato intanto sulla conoscenza del disturbo, sulla, diciamo, gestione di quelli che sono questi momenti di acuzie anche per quanto riguarda il paziente e sul riconoscimento di eventuali segni che possono presagire quella che è una possibile recidiva da parte del paziente. Quindi dal punto di vista familiare l'intervento che sembra funzionare bene, che tende ad avere un calo dei livelli di emotività espressa e tende ad avere una riduzione dell'ospedalizzazione nei pazienti con adolescenza, l'intervento di supporto familiare centrato sulla psicoeducazione. Alcuni modelli inglesi ci dicono che funzionano molto bene anche delle prime fasi in cui la psicoeducazione viene fatta in gruppo per le famiglie, insomma, per poi dare seguito a degli interventi individualizzati. Quindi questo. Bene, allora mi spiace chiudere qui, ma però il tempo ovviamente ci impedisce di continuare. Ancora complimenti Maria e un applauso virtuale penso da parte di tutti quanti. Quindi, grazie mille. Per te. Bene, possiamo passare al secondo relatore. Allora, il secondo relatore, Antonio Pinto, un caro amico innanzitutto, grazie Antonio di essere qua. Ciao. Allora, Pinto, ciao, è medico psichiatra e psicoterapeuta cognitivo comportamentale e didatta nella Società Italiana di Terapia Cognitivo Comportamentale, vicepresidente dell'Associazione Italiana di Disturbo Ossessivo Compulsivo, supervisore MDR, professore all'Università degli Studi di Bologna. Penso di aver detto tutto, Antonio. Anche troppo. Insomma, una persona con grande esperienza, grande competenza, che focalizzerà l'intervento, sarà uno dei due interventi, quello di Antonio, che si focalizzerà più proprio sulla terapia cognitiva. Infatti il suo intervento è la terapia cognitivo-comportamentale delle psicosi, problematiche ed obiettivi di un intervento precoce. Prego Antonio. Ok, buongiorno a tutti. Cominciamo ad andare in modalità condivisione schermo.
La prima cosa, andiamo sul tecnico. Eccoci qua. La vedete? Datemi un ok. Ci siamo? Perfetto. Benissimo, ok. Cercherò di andare subito al dunque. Ringrazio tutti quanti, saluto gli amici. E mi spiace non essere lì, dove avevo peraltro previsto di passare la giornata di Sant'Antonio nella splendida cittadina della nostra penisola. Comunque, tante, dai, adattiamoci. Allora, parliamo un attimino, aspettate che riduco il quadro, se no non vedo le mie slide. Eccoci qua. Allora, la schizofrenia noi sappiamo che oggi rappresenta una delle principali cause di disabilità in tutto il mondo. Colpisce 26 milioni di individui, diagnosticata nella prima età adulta, tende a persistere solitamente per tutto l'arco di vita del paziente. Secondo l'OMS, si colloca nella graduatoria per causa di disabilità, al quinto posto per i maschi, al sesto per le femmine. La schizofrenia può causare disabilità per dei fattori che si riconducono a tre categorie principali: gli aspetti psicopatologici, le risorse della persona e i fattori inerenti il contesto. Più volte Maria ha precedentemente sottolineato l'importanza del considerare l'interazione struttura genetica e ambiente, interazione che diventa sempre più importante in questi ultimi anni. Si tratta di un fenomeno mondiale, i tassi di prevalenza sono praticamente gli stessi in tutto il mondo, ed è vero che è considerata come una patologia grave, tendente alla cronicità. Si pensava caratterizzata da un progressivo deterioramento cognitivo e comportamentale, controllabile soprattutto con terapia farmacologica, poco accessibile alle psicoterapie e che richiede pertanto trattamenti particolari. Questa era la generica, questo è ciò che normalmente si ritiene, sono i concetti più diffusi relativi alla schizofrenia. In realtà, le cose nel corso degli anni sono cambiate rispetto a questi dogmi di natura crepeliniana che parlavano addirittura di demenza precoce. Noi sappiamo che una quota parte di patologia evolve verso un andamento cronico, ma questa non sembra essere la parte prevalente. Sappiamo infatti che è possibile, ma questa cosa ce la indicava già Bleuler tanto tempo fa, che cominciava a contraddire un po' il dogma creperiniano, in realtà anche per questa patologia così grave e spaventante sono possibili dei miglioramenti secondo vari livelli. Si presenta con le classiche manifestazioni di sintomi positivi, sintomi negativi, depressioni e anche sintomi afferenti alla sfera dei disturbi d'ansia e dei disturbi dell'umore. Questo è molto importante, come sottolineava anche Maria, per il discorso dei prodromi, che non sono necessariamente determinati dai classici sintomi psicotici. Questa condizione clinica spesso può determinare deficit cognitivi, impairment nell'attività della vita quotidiana e difficoltà nel funzionamento e nelle relazioni. Veniva il trattamento psicofarmacologico con antipsicotici, la principale forma di terapia, che hanno ovviamente la loro efficacia nel trattare i sintomi acuti positivi, l'ossessività, l'aggressività, il comportamento disorganizzato e nella prevenzione della ricaduta. Però un gran numero di pazienti mostra scarsa risposta alle terapie, a rischio di abbandono per effetti collaterali, quindi scarsa compliance. Noi sappiamo che fino al 40% di pazienti presentano una scarsa risposta al trattamento farmacologico, ivi compreso il trattamento con clozapina, che è una tra i farmaci più potenti. E comunque c'è il problema che i farmaci hanno un effetto limitato sui sintomi negativi, c'è il problema delle sequele psicosociali e della social recovery, nel senso che ridurre la sintomatologia, che ovviamente è fondamentale, non ha trovato corrispondenza in un recupero sociale. Per cui oggi, anche in ambito clinico-biologico più stretto, in ambito farmacologico, la remissione sintomatologica, chiaramente importante, non è considerato il vero target della patologia, quanto piuttosto la social recovery, il recupero socio-funzionale.
come dire, ridurre la sintomatologia di un paziente, ma non aiutarne il reinserimento, l'inserimento o lo svolgimento di una vita soddisfacente, non sembra essere un grosso vantaggio in termini di miglioramento di qualità di vita. C'è il problema di come fare per far sì che i pazienti rimangano in trattamento, perché noi sappiamo che quando ogni volta che il trattamento è interrotto, il rischio di una prima e di una seconda ricaduta aumenta di 5 volte. Quindi, oltre ai trattamenti farmacologici, si è visto da 20 anni a questa parte che indubbiamente i trattamenti psicologici dovevano essere fondamentali, sono considerati fondamentali per risolvere parte di queste questioni. E quindi in questi ultimi anni si è avuto un parziale cambiamento nella concettualizzazione del trattamento del disturbo. Vedete che soltanto per confutare un po', no, il dogma della cronicizzazione, sia dopo 10 anni che dopo 30 anni delle persone diagnosticate, soltanto in realtà una minima parte, se aggira intorno ad un terzo, sono quelle che vanno incontro a una sorta di cronicizzazione, non migliorano, rimangono ospedalizzate o muoiono, la maggior parte per suicidio. Tutte le altre, un 75% circa, si muovono in un range di grossa variabilità. E come dicevo prima, anche Bloiler ha messo in evidenza questo aspetto, che ad essere determinata è la direzione del decorso, non il decorso in se stesso. Quindi l'esito non sarebbe una caratteristica della malattia, ma questa dipenderebbe da fattori contingenti esterni ed interni. Quindi l'importanza, sottolineiamo, degli interventi che vengono effettuati. Quindi la ricerca sulle strategie psicoterapeutiche complementari sta assumendo una importanza sempre più crescente. E si è visto negli ultimi anni che i fattori cognitivi e psicologici giocano un ruolo fondamentale nell'insorgenza e nel mantenimento dei sintomi che caratterizzano le sindromi psicotiche e in buona sostanza vanno ad influenzare direttamente l'outcome. Tra questi trattamenti, quelli cognitivo-comportamentali hanno dimostrato di essere un utile approccio complementare alla terapia farmacologica. Le NICE li hanno inserite, hanno inserito i trattamenti cognitivo-comportamentali nelle linee guida. Trial e meta-analisi ormai ben noti hanno dimostrato l'efficacia della CBT per la riduzione dei sintomi positivi persistenti, il miglioramento della sintomatologia generale dello stato mentale, il miglioramento della fase acuta, anche sui sintomi negativi sull'umore e sull'ansia sociale. Ancora incerti i dati sono sulla prevenzione delle ricadute. Qui è l'elenco di una serie di studi fatti, cominciati una ventina d'anni fa, ma se ne sono aggiunti tanti altri in questi ultimi anni. Questo è il nostro primo studio che facevamo all'epoca nel 99, fu il primo studio randomizzato controllato in Italia, in cui agendo su un gruppo di pazienti resistenti al trattamento si dimostrava l'efficacia della terapia rispetto al gruppo di controllo, ivi compresa anche l'efficacia sulla sintomatologia negativa. Quindi ci si cominciò ad interessare della capacità della CBT di intervenire anche non soltanto sui pazienti cronici da cui cominciamo, ma anche sulle fasi precoci. E quindi McGorry, Morrison, colleghi australiani e inglesi, cominciavano a mostrare l'effetto della capacità di ritardare la transizione alla psicosi, che è un elemento importante se teniamo conto che si tratta di individui in fase evolutiva e che se interrotti durante le loro attività vitali in fase cruciale, chiaramente la loro formazione, la loro strutturazione potrebbe risultare gravemente danneggiata. Ancora meta-analisi vanno tutte quante nella stessa direzione, più recenti, capacità di riduzione dei sintomi positivi il problema del deficit cognitivo. Il deficit cognitivo, che si riteneva una caratteristica, è una caratteristica importante, indubbiamente c'è, ma c'è una grossa variabilità fra individuo ed individuo, e soprattutto se le funzioni cognitive vengono valutate in diverse fasi della patologia. Sicuramente c'è la possibilità di poter avere una minore compromissione intercettando il paziente nelle fasi precoci, e comunque l'eterogeneità fra paziente e paziente e fra paziente all'interno della stessa fase di patologia è importante per capire che non stiamo parlando di una patologia che
inesorabilmente porta ad un impairment cognitivo. Quindi il deterioramento psichico, se c'è, è sicuramente più basso a livelli nelle fasi precoci della patologia. Quando parliamo di terapia cognitiva, per dare un po' un'idea di che cosa intendiamo, possiamo suddividerla in due grossi blocchi. Gli interventi basati sul deficit, e quindi si parla del trattamento dei disturbi del disturbo cognitivo di base o del deficit metacognitivo, nel primo si parla degli interventi di rimedio cognitivo, e gli interventi più di natura, più squisitamente psicologica, che mirano al bias cognitivo. Siamo partiti dal trattamento dei sintomi psicotici residui con le varie scuole, i vari gruppi, poi si è spostata l'attenzione sugli interventi precoci e in ultima, come fase finale, si sta cercando di capire in che modo mettere in rapporto, in che modo poter aiutare il paziente a gestire meglio lo stress derivante dalla presenza della patologia stessa. Quindi come aiutare il paziente a gestire i sintomi in maniera diversa, e di qui si è tentato anche di valutare l'efficacia di una integrazione fra CBT standard e terapie di terza generazione. Nonostante i risultati incoraggianti, però non tutti i pazienti riescono ad ottenere miglioramenti con le tecniche di CBT classica. A volte si è rivelata essere eccessivamente demanding, questo ha determinato una riduzione del senso di autostima di autoefficacia, favorendo il dropout. Il miglioramento dei pazienti valutati soltanto sulla base della riduzione dei sintomi psicotici, prendendo un po' a modello il paradigma biomedico, non si è rivelato essere sempre un target efficace, non prendendo in considerazione altri outcome, quali appunto il funzionamento sociale e personale, le caratteristiche psicologiche del singolo individuo. Quindi focalizzarsi sulla riduzione della sintomatologia, così come da iniziare il trattamento farmacologico, magari risultati positivi, ha determinato però il non prendere in considerazione una percentuale di persone che invece sembravano essere resistenti ai sintomi, presentavano sintomatologia persistente o tendevano ad avere delle ricadute. Quindi, per questa significativa percentuale di pazienti, sarebbe utile ampliare il focus sulla riduzione dell'impatto dei sintomi persistenti e delle ricadute, in particolare considerando il contesto in cui queste esperienze si sono verificate. Per cui la CBT è andata incontro ad una sorta di evoluzione. Parliamo di CBT per la schizofrenia, da un iniziale approccio comportamentista basato sul modificare i comportamenti irrazionali, parliamo degli anni 70, fine degli anni 70, allo studio della gestione del contenuto delle idee deliranti con lo scopo di modificare il contenuto dei pensieri e degli schemi negativi, fino ad arrivare alla possibilità di modificare il rapporto fra il paziente e i suoi stessi pensieri ed emozioni, in alternativa di migliorare i deficit neurocognitivi e metacognitivi. Quindi il target diventa la reazione del paziente alle proprie manifestazioni sintomatologiche, che sembra essere una delle principali cause di sofferenza, e l'obiettivo dei trattamenti strutturati non è più in prima istanza quello di considerare la modifica del pensiero, quanto piuttosto, lavorando all'interno delle reazioni delirante, rendere più funzionale le strategie di coping e di adattamento del paziente allo stesso. Quindi l'obiettivo diventa il miglioramento del funzionamento soggettivo dell'individuo, indipendentemente dalla riduzione dei sintomi, e la riduzione dello stesso causato dai sintomi stessi. Intendiamoci, ovviamente noi puntiamo alla riduzione sintomatologica, ma se si pone questa come obiettivo principale, a parte che non la si raggiunge sempre per la significativa percentuale di pazienti che non risponde, ma si rischia di minare l'alleanza terapeutica, che è uno dei principali obiettivi da raggiungere all'interno di un setting strutturato. Questi cambiamenti hanno aperto la strada alla terapia di terza generazione, che enfatizzano il contesto e la funzione dei fenomeni psicologici, dando rilievo ad elementi quali la relazione interpersonale, la relazione delle emozioni, l'information processing e il modo di relazionarsi con le proprie esperienze interne. Parliamo di ACT, parliamo di MBSR, MBCT, sono stati che
puntano ad aiutare il paziente all'accettazione, al decentramento e quindi a un miglioramento delle competenze metacognitive, alla consapevolezza dei sintomi. Secondo il modello operativo, ovviamente non posso entrare nei dettagli per motivi di tempo, ma abbiamo tre fasi principali. Quella dell'ingaggio, che è destinata soprattutto a creare una relazione terapeutica stabile con il paziente, a far sì che il paziente possa intravedere nell'interlocutore una base sicura, una persona con la quale potersi relazionare e durante queste prime fasi, se possibile, cominciare a passare alcuni concetti anche provenienti da terza generazione che mirano sia a aiutare il paziente a gestire meglio la propria emotività che a creare quel giusto clima relazionale fondamentale per il proseguo dell'operazione. Una fase centrale di definizione in cui si fa un assessment preciso, strutturato, avvalendosi di varie metodologie quanto più strutturate possibile per la valutazione delle funzioni neurocognitive, metacognitive, psicologiche e dove si comincia a concettualizzare il disturbo passando attraverso vari step che prevedono la normalizzazione dei sintomi, la formulazione, la definizione dei problemi da raggiungere insieme, su cui lavorare insieme, una fase di ristrutturazione. La fase di ristrutturazione è che segue ad una buona fase di alleanza terapeutica, abbiamo visto che in questi ultimi anni potenziare l'hardware, per così dire, di fondo del paziente con training metacognitivi e neurocognitivi sembrerebbe favorire poi il prosieguo della terapia dove si lavora in maniera più classica con i contenuti dei pazienti che hanno a che fare sia con le manifestazioni deliranti, con le allucinatorie, ma soprattutto con quanto il paziente è danneggiato e quanto questi assunti disfunzionali intervengono e condizionano la sua vita. Non ho il tempo di parlarvi dei training metacognitivi che abbiamo strutturato in collaborazione con l'Università di Amburgo, sia a livello di gruppo che individuale, sono disponibili online training di Moritz, per esempio, sulle funzioni metacognitive, i pacchetti di riabilitazione neurocognitiva che sono fondamentali anche in un'ottica di intervento precoce, perché ovviamente quanto più si mette in condizione l'individuo di funzionare meglio, tanto più possiamo bloccare sul nascere, perlomeno si spera, la capacità quelle disfunzioni che impediscono di decodificare i segnali sociali, le proprie capacità di adattamento e di gestire le relazioni interpersonali, di percepire il contatto con la realtà che portano poi progressivamente verso organizzazione di fasi, di stati psicotici. Il trattamento include solitamente le strategie tipo normalizzazione dei sintomi, il miglioramento e il rafforzamento delle strategie di coping adattive, riconoscere e gestire i bias cognitivi, evidenziare gli schemi cognitivi negativi. Tutto questo concetto è stato poi applicato all'intervento precoce. Noi siamo partiti con i pazienti cronici. Si è visto che ovviamente il problema della rapidità dell'intervento, che in realtà veniva posto sin dall'inizio anche da autori praticamente del secolo scorso, e che andava a condizionare pesantemente l'evoluzione della patologia stessa. Maria ci ha già parlato delle fasi, oggi si parla di intervento per stadiazione. Noi sappiamo che la cronicizzazione è una delle possibili fasi, ma è una fase verso cui non si finisce inesorabilmente. Sono tanti vari e diversi i destini a cui può andare incontro il paziente, andamento oscillante, ricadute e remissioni, ma c'è anche la possibilità di una completa recovery. È chiaro che quanto più precoce è l'intervento, tra le fasi prodromiche oppure di rischio, o addirittura in fase premorbosa, maggiori sono le possibilità di poter modificare l'outcome clinico della patologia e di impedire
dire, che vada incontro a cronicizzazione. Per cui dalla cura l'attenzione si sta spostando sulla prevenzione. Identificare il subito spettro schizofrenico in fase precoce in modo da modificare sostanzialmente lo sviluppo ed il decorso. Un primo episodio può andare incontro ad una fase di buona remissione e dovrebbe quindi condurre a una diagnosi di schizofreniforme prima, al monitoraggio dello stesso poi. Quindi diventa fondamentale in quest'ottica prestare attenzione agli elementi di crisi e di disagio presenti al momento dell'esodo, per cercare di capire quali sono quelle aree di criticità specifiche del paziente, individuare appunto questi fattori di scompenso che hanno condotto alla crisi, i fattori di vulnerabilità e la presenza o meno di fattori protettivi. Si è parlato prima anche in fase di discussione della presenza di situazioni traumatiche. Sicuramente le childhood adversity aumentano il rischio di psicosi, addirittura secondo questo studio se si riuscissero a rimuovere questi eventi, spesso di natura traumatica, il numero dei pazienti affetti di psicosi ridurrebbe di un terzo. In realtà il problema della psicosi traumatica non riconosciuta è un problema reale, stante comunque le combinazioni degli elementi di predisposizione genetica e dell'interazione ambientale, ma è un elemento che viene troppo spesso disconosciuto. Per cui l'intervento precoce consente di ridurre l'impatto degli episodi, incidere sui sintomi e sulla remissione, non solo, ma cercare di prevenire, ma anche ridurre, determinare una più moderata espressione, rallentando l'evoluzione clinica, migliorando la prognosi, ottenere un recupero funzionale più rapido, ovviamente cercando di ostacolare il deterioramento delle capacità cognitive e di coping, prevenire gli skill, preservare gli skill psicosociali, diminuire la necessità di ospedalizzazione, che rappresenta uno dei fattori traumatici. È visto che uno degli elementi traumatici per il soggetto è proprio il momento dell'ospedalizzazione, per cui anche per gli individui su cui si cerca di intervenire precocemente, gli interventi al primo episodio, si sta pensando, si cerca di differenziare anche il luogo e la modalità di ospedalizzazione. Non mi soffermo molto sulla stagnazione perché ne ha già parlato Maria. Sicuramente abbiamo la possibilità, in termini di prevenzione, di tre aree di intervento: quella della fase pre-psicotica, quella del DAP e quella del primo episodio. I cambiamenti che si possono verificare nella fase precodromica sono cambiamenti comportamentali importanti: il marcato isolamento e ritiro sociale, la compromissione, comportamenti bizzarri, l'appiattimento affettivo, disorganizzazione del pensiero, perdita di interesse, iniziativa o energia. Quindi cerchiamo di fare attenzione, ribadisco dei concetti già detti, a quegli elementi che non sono necessariamente indicativi di uno stato psicotico, ma di un cambiamento in corso. Salterei anche gli elementi riguardanti i criteri di Melbourne e quelli della sindrome psicotica attenuata, ne ha parlato Maria precedentemente. Sottolineo l'importanza dal punto di vista clinico dell'intervento precoce, quindi il DAP è ancora piuttosto lungo, fra uno e due anni. Quindi il periodo in cui la patologia comincia a essere presente ma non è trattata, e questo si accompagna a questo periodo, quanto più è lungo il DAP, maggiore la resistenza al trattamento, c'è un tempo maggiore per la remissione sintomatologica e una percentuale inferiore di guarigione. Quindi è fondamentale che ci si muova tempestivamente. Le conseguenze di un ritardato incompleto trattamento: l'aumento di rischio di depressione e di suicidio, aumento delle recidive. Teniamo presente che il tasso di suicidi tra la popolazione psicotica, soprattutto giovanile, insieme al disturbo bipolare, rappresentano degli elementi sicuramente importanti da tenere presente.
l'interferenza con lo sviluppo psicologico e sociale, la situazione familiare già carica di emotività espressa strutturalmente tende a peggiorare, l'interruzione del proseguo di vita del paziente, il rischio di finire in ambito addiction, quindi abuso di sostanze e percorsi paralleli di vita che il soggetto può chiaramente intraprendere. E quindi poi perdita di autostima, self-efficacy, aumento dei costi delle cure e quant'altro. Allora, l'esordio, quindi sintomi specifici quali disturbi della percezione, disturbi delle credenze, disturbi nell'organizzazione del linguaggio, ma sintomi non specifici, anche manifestazioni sindromiche, abuso di sostanze, disturbi d'ansia, PTSD, DOC, depressione. Prima dei 18 anni si parla di early onset, prima dei 13 di veri early onset, ma questo tanto per darci una organizzazione interna. Dagli studi di CBT si traggono alcune indicazioni, non ce ne sono ancora tantissimi, anche se stanno aumentando, ma sicuramente la CBT si rivela utile per favorire l'adesione al trattamento, interviene direttamente sui sintomi, sui disturbi in comorbidità, interviene sui problemi associati all'esordio e quindi nel cercare di gestire il problema dell'abuso di sostanze, ansia, depressione, ideazione suicidaria. Mi interessava mostrarvi per darvi delle indicazioni cliniche come aiutarvi a come aiutare a aiutarci come aiutare il clinico ad individuare no? la progressione delle fasi secondo questa classificazione di Affre, questa stadiazione di Affre, che individua una fase prodromica in cui i primi segni di malattia sono, dicevo, aspecifici, irrequietezza, depressione, ansia, preoccupazione, ritiro sociale, una fase centrale in cui insorgono i sintomi negativi, difficoltà di concentrazione, perdita di funzionamento, distacco emotivo, povertà di linguaggio, insorgenza dei sintomi positivi, deliri, allucinazioni, disturbi del pensiero. Poi con la fase pre-psicotica, con il primo episodio, la fase acuta, a cui segue solitamente un ricovero. Quindi facciamo attenzione, soprattutto in età a rischio e quando sono presenti chiaramente degli elementi nella storia del paziente, a sintomi aspecifici, questi pazienti, questi ragazzi vanno sicuramente seguiti attentamente. Il concetto del periodo critico. Il periodo critico va da 1 a 5 anni ed è il periodo di massima plasticità, ma è il periodo entro il quale si gioca un po' l'evoluzione della patologia. Quindi i pazienti vanno seguiti anche se i sintomi vengono trattati con successo. La vulnerabilità rimane comunque l'elemento principale per tutto il periodo. C'è il momento in cui c'è la più alta percentuale di suicidi, con la più alta probabilità di ricaduta, periodo rischioso ma plastico, per cui in questo periodo è possibile assestare risultati positivi e consolidare un processo di guarigione. Questa è una domanda che spesso mi viene posta ai corsi, ai workshop che facciamo. In quanto tempo un paziente deve essere seguito dall'esordio? Quindi i primi 5 anni sicuramente sono cruciali per valutare un po' l'andamento dell'individuo, sia dal punto di vista farmacologico che psicologico. Vi mostro per la scuola di Kloster-Kotter che si sofferma sugli stati mentali a rischio, sempre per mettervi in evidenza l'interesse che c'è nell'identificare le varie fasi, nello stadiare la patologia attraverso varie fasi, su ognuna di queste si può intervenire in maniera specifica, vengono individuati uno stato mentale a rischio precoce, uno stato mentale a rischio tardivo con la presenza di sintomi psicotici attenuati, sintomi psicotici brevi intermittenti di cui Maria parlava prima nella precedente relazione, la fase della transizione psicotica, quindi in cui i sintomi persistono perlomeno per una settimana, e la sindrome psicotica conclamata, schizofrenia, psicosi affettiva. Questo per dirvi che il modo di rapportarci con la patologia oggi è completamente cambiato e quindi anche la specificità degli interventi. Chiaramente l'intervento sarà diverso a seconda della fase in cui ci si viene a trovare. Il problema è cercare di fare in modo che le ricadute che sono piuttosto purtroppo molto elevate, vedete fino all'82% a 5 anni di distanza,
si riducano. L'obiettivo è quello di limitare la perdita dell'abilità personale e l'incremento del funzionamento del paziente. Uno studio di Gamley di qualche annetto fa metteva in evidenza che la CBT in qualche modo, se somministrata ai primi segni di ricaduta, poteva essere significativa nella riduzione del tasso di ricaduta rispetto al gruppo di controllo. Perché uno dei problemi della CBT era che non si riusciva a trovare il modo per impedire effettivamente queste ricadute. Il problema della remissione è che questa non si mantiene nel tempo, a 1-2 anni è incompleta dal 9 al 30%, a 5 anni è completa soltanto nel 9-14%, e quindi la persistenza della sintomatologia positiva, dei disturbi d'ansia e depressivi, deficit competenze sociali e cognitivi e il deficit di funzionamento metacognitivo che porta a minore insight e consapevolezza sono ritenuti essere gli elementi principali responsabili. Da qui la necessità di intervenire con strumenti che in qualche modo abbiano come target questi elementi per far sì che la remissione possa mantenersi più stabile nel tempo. E per ognuno di questi, diciamo, all'interno del protocollo strutturato, piuttosto integrato e complesso che abbiamo mostrato precedentemente, ci sono dei moduli specifici per la sintomatologia positiva per gestire il problema dei disturbi della sfera d'ansia e affettiva, i training metacognitivi e neurocognitivi e metacognitivi per cercare di migliorare l'insight e quindi la capacità del soggetto di gestire la propria patologia. Negli ultra high risk farmaci a bassi dosi, risultati contraddittori, in alcuni casi addirittura l'antipsicotico presenterebbe maggior, chi riceve l'antipsicotico su uno studio di Corbett nel 2007 avrebbe presentato maggior rischio di transizione di chi riceve un antidepressivo, per cui sicuramente i protocolli incoraggianti di terapia cognitiva, anche se inizialmente gli studi per la transizione non davano dei risultati chiari, gli integratori alimentari, acidi grassi poliinsaturi per careggiare, insomma sono si sta parlando molto degli acidi grassi poliinsaturi come integratori e ogni tanto vengono fuori questi casi aneddotici. Allora, per dire che il trattamento farmacologico importante sicuramente nelle fasi iniziali deve essere somministrato con cautela, unitamente invece ad un intervento importante e massiccio degli interventi psicosociali. Allora, abbiamo degli studi che mostrano che la CBT riduce la possibilità di una progressione verso la fase psicotica conclamata, e con una buona possibilità di agire sia sui sintomi positivi che negativi, e quindi maggiore riduce la probabilità di ricevere poi farmaci nel lungo periodo. Lo stesso studio a 3 anni ha dimostrato, c'è stato un follow-up, effettivamente lo studio, questo se non sbaglio è Morrison, sì, Morrison e French, l'intervento di terapia cognitiva riduceva significativamente la probabilità della progressione secondo i criteri della PANS. Quindi ci sono stati buoni riscontri. Dalla meta-analisi che non riesco a leggere, una meta-analisi su 11 randomized control trials, evidenze per una di moderati effetti della CBT per ridurre la transizione a 12 mesi, alla fase di psicosi, delle scale ne abbiamo già, facevo già riferimento agli strumenti specifici di valutazione, facevo già riferimento Maria, perché la CBT della popolazione a rischio? L'idea è quella che ha dimostrato di essere efficace nella gestione dei sintomi psicotici e nella riduzione dello stress associato ad essi, ivi compresa l'integrazione, ripeto, con la terapia di terza generazione. Ha maggiore possibilità di funzionare verso i sintomi attenuati e brevi intermittenti, e siccome la CBT nasce per la terapia di disturbi d'ansia dell'umore, entrambe queste componenti sono presenti nella popolazione a rischio, quindi la CBT sembrerebbe essere
essere uno strumento particolarmente già predisposto per intervenire su quella fascia di età in cui i sintomi prodromici, non necessariamente psicotici, sembrano essere prevalenti e quindi buona possibilità di impattare quelle dimensioni psicopatologiche che poi rappresentano dei fattori di rischio per la successiva evoluzione verso la fase psicotica, chiaramente quando c'è una predisposizione genetica che va comunque studiata nella fase di screening. La CBT può agire sia sui deficit metacognitivi che sugli schemi disfunzionali di sé, entrambi elementi presenti in questi pazienti, soprattutto in fase prodromica. Inoltre, sviluppandosi all'interno del modello stress vulnerabilità, la CBT fornisce a questi pazienti le strategie di coping per proteggersi dai fattori di stress che contribuiscono a precipitare verso l'esordio psicotico e le riacutizzazioni. Insomma, si tratta di aiutare il paziente all'interno e dopo aver effettuato l'opportuna formulazione del caso ad innalzare un po' l'asticella della vulnerabilità in modo tale che al ripresentarsi gli stessi eventi stressanti il soggetto riesce a rispondere in maniera più funzionale. La natura della CBT, che è volta alla risoluzione di problemi condivisi, è volta a normalizzare la sintomatologia, a rinforzare emotivamente il paziente piuttosto che criticarlo direttamente, sembra essere particolarmente utile nell'utilizzare, sì, mi è arrivato il messaggio, sto andando in conclusione, Elena, perdonatemi, quindi sembra essere particolarmente gradita a questi pazienti che non accettano facilmente il concetto di malattia. Uno dei principali bias è la contrapposizione fra i terapeuti che cercano di far cambiare idea al paziente e la necessità di una formulazione e di un lavoro basato sul principio dell'empirismo collaborativo. Con l'evoluzione della CBT si lavora all'interno della ideazione delirante, si può formulare insieme un problema che sia condiviso dal paziente indipendentemente da quanto delirante esso sia, e questo gioca molto a favore dell'alleanza terapeutica, il che non significa colludere con l'ideazione delirante, ma significa creare una base di condivisione. Quindi, andiamo in conclusione, indicate nell'affrontare sintomi precoci e preoccupazioni presenti nel periodo premorboso, insegnare strategie potenzialmente efficaci nel ridurre l'impatto degli stress che possono contribuire all'emergenza delle psicosi. Allora si tratta di passare, con questa chiudiamo, da un concetto di malattia cronica devastante associata a forte stigma, che per molte ragioni, per il motivi già detti precedentemente, il focus è stato meramente farmacologico, con esiti complicati, risposte parziali e della non aderenza al trattamento, quindi si tratta di deconcettualizzare questi tre stigmatizzanti aspetti verso una forma di concettualizzazione in cui anche un soggetto con un problema importante, strutturalmente presente, magari per tutta la vita, possa migliorare le sue competenze e inserire la gestione del problema all'interno di una prospettiva di vita sicuramente migliore. Sicuramente tutto questo avviene molto più facilmente se riusciamo ad intervenire rapidamente, precocemente, ed impedire che si strutturino quei circoli disfunzionali che si autoalimentano e che portano poi l'individuo verso l'emarginazione e la perdita del funzionamento sociale. Vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso per aver sforato di qualche minuto. Grazie Antonio, complimenti, e anche a te un applauso, applaudo io a nome di tutti quanti, complimenti davvero. Allora, mi pare che la relazione di Antonio focalizzi proprio quanto è importante nel trattamento non solo focalizzarsi sull'attenuazione dei sintomi, ma quanto focalizzarsi sul recupero sociofunzionale. Ci ha parlato della CBT, delle tutte le terapie di terza generazione, dell'importanza dei training metacognitivi, neurocognitivi e dell'intervento precoce. Ci sono varie domande, io ho letto un po' di cose, farei solo una domanda che ne ingloba alcune, ovvero tu hai focalizzato molto gli interventi precoci, alcuni colleghi sono interessati a capire invece come intervenire quando siamo nelle fasi avanzate.
Quindi quando arrivano pazienti che hanno già una patologia da anni e che sono proprio a distanza di 20-30 anni di trattamento. Le domande sono su due fronti. Uno, quanto la CBT può comunque essere utile anche in queste fasi avanzate e nel momento in cui si è in fase avanzata e il paziente presenta dei miglioramenti, se si può pensare già ad una riduzione farmacologica. Ho provato a sintetizzare un attimo qualche domanda, se riesci in qualche minuto a darci una risposta. Allora, sicuramente tenete presente che noi siamo partiti dal trattamento dei pazienti cronici, perché tutti gli studi cominciati 20 anni fa, alla fine degli anni 90, quello nostro del 99, partiva proprio dai pazienti cronici. Poi siamo arrivati successivamente, in questi ultimi anni, all'intervento precoce. Per cui tutta l'esperienza che abbiamo maturato è nata proprio dal paziente cronico. Quindi la risposta è sì, i margini per l'intervento ci sono. Chiaramente, per rimanere anche fedeli, no, al tema trattato oggi, è chiaro che poi abbiamo capito che c'è una modalità diversa di operare fra il cronico 20-30 anni e un paziente che ha pochi mesi di esordio. In sintesi, come si interviene? Intanto andiamo a differenziare, la prima cosa va capito il livello di compromissione cognitiva del paziente e i margini di recupero, quindi un'attenta valutazione psicodiagnostica, un attento assessment delle funzioni cognitive che spesso, solitamente a questi pazienti per anni non veniva minimamente fatto. Posto che ci siano margini, perché chiaramente 30 anni di storia sono un'enormità, se pensiamo anche all'uso dei farmaci di vecchia generazione che determinavano anche danni, ma non c'è soltanto il paziente con 30 anni di storia, c'è anche il paziente con 7, 8, 10 anni che non è più esordiente, ma che potrebbe avere tranquillamente 27, 28, 30 anni, per cui il lavoro da fare ce n'è. Valutazione delle funzioni cognitive inizialmente, il passaggio immediatamente successivo è capire intorno a che cosa è organizzato il sistema cognitivo del paziente. Piuttosto che inserirlo in programmi cosiddetti di riabilitativi, dove ti insegnano a fare le cose, a passare il tempo in qualche modo, a fare le varie riabilitazioni psicosociali, che poi non si capisca che cosa vadano a riabilitare, cerchiamo di capire quali immagini ci sono per comprendere la natura del problema del paziente. Quindi settiamoci per organizzare dei setting personalizzati, individualizzati, in cui paziente e terapeuta possono lavorare intorno a dei problemi. Andiamo a ricostruire la storia di vita di questi pazienti. Cerchiamo di capire il loro mondo interiore. Cerchiamo di capire gli assunti disfunzionali all'interno dei loro assunti disfunzionali, delle reazioni deliranti, ovviamente. Quali sono i punti di contatto con la realtà? Quali sono gli ambiti di condivisione di aree di sofferenza a partire dalle quali poi si può fare delle mini formulazioni. Ora non posso scendere nei dettagli, ma insomma la formulazione si fa in maniera diversa che col paziente standard, mini formulazioni che però consentano a porre il paziente, a farlo uscire dall'area di isolamento psicotico e di fargli recuperare passetto un maggior livello di aderenza e di adesione alla realtà, grazie a un ragionare in base a un problem solving piuttosto che rimanere imbrigliato nelle maglie di queste idee e azioni. Gli aspetti negativi sono importanti, il paziente è abituato a non pensarsi come funzionante, l'autostima se n'è andata, è uscito completamente fuori da un'ottica di cura di sé, occuparsi del mondo degli altri, delle relazioni, ma facciamo attenzione a non catapultarli in questi programmi di addestramento. I social skill training sono una cosa buona, sana e giusta, ma vanno personalizzati. Prima deve essere formulato il paziente, prima bisogna capire qual è la natura della sua difficoltà, bisogna metterlo in condizioni di accedere alla motivazione ad acquisire cose. I pazienti psicotici cronici non sono degli animaletti che vanno addestrati a fare delle cose, sono pazienti che hanno anni di storia di sofferenza e di isolamento e rimangono imbrigliati all'interno di tutto ciò. Ora non ci si può basare soltanto sul fatto che non fanno cose e la terapia consiste nel fargliela fare. Questo è un concetto vecchio di 20 anni che abbiamo ormai abbondantemente abbandonato. Diverso è poi invece raggiungere e formulare insieme la necessità di acquisire competenze
sociali, magari vediamo se si possono recuperare capacità di base con training neurocognitivi specifici, magari computerizzati, ci cioè sono tanti training metacognitivi individuali o di gruppo che aumentino la capacità del paziente di poter acquisire obiettivi sociali, sempre che ci sia la condivisione e la volontà di volerli fare. Poi c'è il lavoro classico su delirio, sulle allucinazioni, che va fatto tranquillamente. Quindi sì, si può lavorare, e in maniera sensibilmente diversa da come si fa invece con un paziente che è all'esordio. Grazie Antonio. Allora, ci sono appunto molte domande nella chat, il dibattito potrebbe essere molto ampio. Io proporrei di cercare di stare un po' nei tempi, quindi proporrei comunque di fare la nostra pausa, poi eventualmente nella tavola rotonda possiamo riprendere delle domande e magari rifocalizzarci un po' su questo. Bene, allora riprendiamo con la seconda parte della mattinata. Lasciamo la parola al collega Andrea Pozzi. Collega e ricercatore presso l'Università di Siena e terapeuta cognitivo-comportamentale, giusto? Si occupa da anni sia di ricerca di terapia cognitivo-comportamentale per il cognitivo e per gli esordi psicotici. È autore di varie pubblicazioni sull'argomento e in particolare di un protocollo CBT proprio per i giovani con stati mentali a rischio. Il suo intervento è abbastanza, come dire, seguente in linea con l'intervento del dottor Pinto, nel senso che si parla sempre di CBT per giovani ad alto rischio di un primo episodio psicotico. Prego la parola al dottor Pozza. Allora, buongiorno a tutti, grazie al professor Mancini e alla dottoressa Prunetti per l'invito. Sono contento di aver ascoltato le relazioni precedenti dei colleghi con molto interesse. E adesso vi propongo la mia. Allora, si vede? Sì, perfetta. Ok. Allora, scusate che... Andrea, tieni tu il tempo? Sì. Bene. Allora, io cercherò all'interno di questo intervento di delineare lo stato dell'arte sulla efficacia della CBT per l'alto rischio di psicosi e proporvi un protocollo di CBT tratto da un nostro studio con alcune integrazioni provenienti dalla cornice di riferimento dell'ACT. Come hanno detto i colleghi Pinto e Pontillo, la visione dicotomica del disturbo psicotico recentemente si è mutata. Alcuni studi condotti nella popolazione generale ci suggeriscono che le esperienze psicotiche sono un fenomeno presente anche nella popolazione generale, con una percentuale che va tra il 17 e il 40%. Pensiamo per esempio a un fenomeno come l'estraniamento. I sintomi di estraniamento, di obnubilamento della coscienza possono essere relativamente comuni in ognuno di noi, per esempio per effetto dello stress, della deprivazione di sonno, dell'uso di alcolici o di un trauma, ma non necessariamente esitare in un disturbo. Questo tipo di manifestazione soggettiva può avere un suo, come dire, corrispettivo di intensità nel disturbo di panico quando osserviamo la depersonalizzazione, cioè quando l'obnubilamento della coscienza diventa molto più intenso, al punto che noi non ci sentiamo all'interno del nostro corpo, ci vediamo allo specchio come attraverso una cortina di nebbia. Esistono poi delle forme ancora più intense, proseguendo lungo questo continuum, fatte dalla convinzione rigida e ipocondriaca di poter avere una malattia neurologica, che è causa di questo obnubilamento di coscienza, fino ad arrivare alla situazione in cui io sperimento un vero e proprio delirio di malattia, cioè penso di avere un tumore al cervello che mi causa questo senso di estraneamento. Ecco, questo è quello che, tradotto in pratica, evidenzia un modello fenotipico, un fenotipo esteso della psicosi dimensionale, non più dicotomico, cosa che invece veniva utilizzato in precedenza. La scoperta di un periodo di psicosi contrattata, cioè di una finestra temporale in cui i sintomi sono presenti a livello sottosoglia, ma non c'è un trattamento, vuoi perché il ragazzo o la ragazza non chiede aiuto, vuoi perché non è consapevole, vuoi
per mille altri motivi ci ha messo fretta. Pensavamo, intervenendo sui primi esordi psicotici, di essere innovativi. In realtà, negli ultimi anni, come hanno detto i colleghi giustamente, abbiamo capito che esiste una buona fetta di giovani pazienti che aspetta a chiedere aiuto, lo fa per tanti motivi, lo stigma sociale, la bassa consapevolezza del problema, e quanto più è lunga questa finestra temporale in cui i sintomi sono scoperti da un trattamento, più è alto il rischio di ricovero, di cronicizzazione. Il problema qual è? Il problema è che in realtà c'è una proporzione di pazienti che arriva ai servizi salute mentale e potrebbe diventare un paziente che ha un disturbo psicotico, ma ci arriva per altri motivi: difficoltà relazionali, ansia, depressione, mentre invece effettivamente c'è un'altra proporzione di pazienti a rischio di psicosi che non chiedono affatto aiuto. Ecco, io credo che da questo punto di vista dobbiamo differenziare queste due sottopopolazioni, perché i primi sono consapevoli di avere un problema, i secondi no, e vorrebbero non essere stigmatizzati in nessun modo da questo punto di vista. Quindi il costrutto alto rischio, che i colleghi puntualmente hanno descritto poco fa, sintomi attenuati di tipo positivo oppure brevi che vanno in remissione spontanea, probabilmente sono due fasi diverse della patologia. I sintomi attenuati sono più protratti nel tempo e probabilmente anche più distali rispetto all'esordio del problema. I sintomi brevi, intermittenti, limitati nel tempo, in genere sono più prossimali rispetto all'esordio, per cui se un ragazzo arriva con dei deliri, delle allucinazioni che magari sono intermittenti, per cui non durano e nell'arco magari di una settimana possono anche risolversi, dobbiamo sicuramente considerarlo con molta attenzione, perché si potrebbe trovare in una fase molto più vicina allo scompenso rispetto a sintomi psicotici attenuati che si possono trovare, se volete, anche nei pazienti ossessivo-compulsivi che poi con psicosi non diventano. L'ultima categoria di sintomi, che come hanno detto i colleghi, sono un po' più controversi, sono i sintomi di tratto, personalità schizoide, schizotipica e familiarità per disturbi psicotici, probabilmente non così specifici per la psicosi. Un primo caso clinico, una vignetta. Franco arriva alla nostra attenzione dopo vari mesi in cui si sente perseguitato al lavoro, lui lavora in un grande ufficio, in cui sente di essere controllato dai colleghi, è preoccupato che i colleghi possano commentare le sue prestazioni sessuali. Quindi negli ultimi mesi ha iniziato a diventare sospettoso, cancella la cronologia dal PC, controlla se qualcuno ha fatto l'accesso, è molto accorto quando esce dall'ufficio, non vuole essere seguito e teme che qualcuno dei suoi colleghi possa scrutare la sua vita privata. Quindi inizia a lasciare il lavoro, si chiude in camera, inizia a sperimentare delle fasi di forte rabbia, di collera, con attacchi di panico in cui rimugina e fa associazioni tra cose che sono successe in ufficio per cercare un significato. Ce l'hanno con me e mi considerano una persona inferiore. Così si racconta dopo il ricovero, dopo quindi una fase di scompenso che a me ha dovuto affrontare, uscendo dal servizio psichiatrico ci dice: i colleghi avevano creato un teatrino su di me, mi sembrava che commentassero alle mie spalle le mie prestazioni sessuali, non ero del tutto convinto, ma in certi momenti mi prendeva una rabbia pazzesca, avevo smesso di parlare per paura di fare passi falsi, non riuscivo a dormirci la notte, dovevo stare attento a cancellare la cronologia dal PC. A casa mangiavo sempre meno. C'erano strane coincidenze, come se sapessero dove io andavo fuori dal lavoro, cosa facevo. Sempre in allerta, uno shock. Ecco, quindi la psicoterapia cognitivo-comportamentale, che nasce come un approccio teorico centrato sul sintomo, cioè su una persona che già ha un malessere, può anche qualificarsi come una forma di intervento dedicata a una persona, a un giovane, che potrebbe sviluppare un quadro clinico più grave, quindi una forma di prevenzione primaria o secondaria. La meta-analisi di Mark van der Gag su 10 studi dimostra che la CBT è efficace. Ci sono però dei problemi. Se voi vedete, per esempio, l'ultimo punto, NNT uguale a 13, questo è un indice che sta a indicare il number needed to treat, cioè il numero di pazienti che io devo trattare in CBT per prevenire un episodio psicotico in più rispetto al non trattarlo. Ora, chiaramente, seguire 13 pazienti per poter prevenire un episodio psicotico in più significa che sì, questo trattamento è efficace,
però forse dobbiamo capire su cosa è efficace, perché il problema di questa meta-analisi è che usa come outcome primario soltanto la prevenzione della psicosi, ma come già i colleghi vi hanno detto, la popolazione a rischio di psicosi è una popolazione molto eterogenea, che presenta anche altri quadri, che può esitare in altri quadri, e di conseguenza forse focalizzarci solo sulla prevenzione della psicosi potrebbe essere molto riduttivo. Ecco quindi il razionale dello studio che noi abbiamo fatto. Noi abbiamo condotto un gruppo di ricerche partendo dal presupposto, da una parte, che nel contesto italiano, sebbene esistano numerose esperienze cliniche molto molto interessanti, dal punto di vista scientifico dobbiamo ancora fare qualche passo in più. Inoltre, nella letteratura internazionale esistono pochi RCT sull'efficacia della CBT per l'alto rischio di psicosi, e un altro elemento clinico di interesse è il fatto che in realtà la CBT per il rischio di psicosi non sembra funzionare sugli outcome secondari, ansia sociale, rimuginio, depressione. Quindi, data l'eterogeneità dei gruppi ad alto rischio, vale la pena intervenire anche su questi, o quantomeno integrare protocolli CBT con altri elementi. Questi sono gli studi che abbiamo portato avanti, recentemente pubblicati. L'obiettivo, abbiamo cercato di capire innanzitutto un grande problema. Questi sono pazienti che spesso non sono consapevoli di avere un problema, giungono alla nostra attenzione perché vogliono lavorare su altri elementi che non necessariamente siano le voci o le ideazioni deliranti. Di conseguenza, un primo aspetto da valutare è l'attrition, cioè se questi ragazzi, quando fanno CBT, abbandonano il percorso terapeutico, per quale motivo lo abbandonano, in che proporzione, e poi valutare l'efficacia. Da che punto di vista? Sì, dal punto di vista della prevenzione di un primo episodio psicotico, ma anche dal punto di vista di ridurre la vulnerabilità del ragazzo rispetto alla psicosi, ovvero la CBT è in grado, oltre che di prevenire la psicosi, anche di togliere il ragazzo dalla situazione di rischio, perché il problema è che se il ragazzo fa un percorso terapeutico, o la ragazza chiaramente, e non sviluppa l'episodio psicotico, chiaramente potrebbe svilupparlo più avanti, quando la terapia è finita, ha un follow-up prolungato. Obiettivi secondari, come vi ho detto, valutare l'efficacia, l'impatto della CBT sull'ansia, sulla depressione, su altri componenti che mantengono il problema, tendenza a fare associazioni mentali, rimuginio, funzionamento e infine la soddisfazione. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto reclutando ragazzi tra i 16 e i 35 anni che soddisfacevano i criteri per l'alto rischio di psicosi, secondo la formulazione di McGorry, criteri di esclusione storia clinica di psicosi, bipolare, autismo, ritardo mentale e inoltre criteri di uscita, interruzione volontaria da parte del ragazzo per decisione sua personale. Perdonatemi che chiudo un attimo. Come abbiamo reclutato i ragazzi? Li abbiamo reclutati contattando i centri di salute mentale, facendo formazione sui professionisti sanitari, una formazione volta a illustrare loro i criteri. Molti dei professionisti sanitari non erano consapevoli dei criteri alto rischio e quindi la metodica è stata quella dell'invio, cioè stimolare il professionista a inviarci un ragazzo, un possibile caso sospetto. Una volta il ragazzo veniva arruolato, abbiamo fatto a tappeto una serie di misurazioni sugli stati mentali a rischio, con la CARMS chiaramente, SCID 1, SCID 2 per le comorbilità ex-asse 1, ex-asse 2. La CARMS offre una fotografia sulle varie dimensioni psicotiche positive sotto soglia, contenuto del pensiero insolito, ideazioni non bizzarre, anomalie percettive e eloquio disorganizzato per frequenza, per intensità, sia sugli APS che sui BLIPS. Misure primarie di esito. Da una parte, se il giovane soddisfaceva i criteri per una transizione in psicosi, se poteva essere considerato ancora a rischio di un primo episodio psicotico, come ho detto prima, misurazione dell'ansia, della depressione, del worry e del funzionamento con misure self-report specifiche. Attrition, cioè la proporzione di partecipanti che abbandonava precocemente il trattamento prima del post-test e soddisfazione attraverso un questionario creato ad hoc, disegno randomizzato e controllato di superiorità, perché noi siamo partiti dall'idea che volevamo confrontare il pacchetto CBT adattato per i giovani a rischio psicotico rispetto alla pratica clinica abituale, cioè
a un tipo di intervento, di controllo, che consisteva in un ascolto empatico, riflessivo, confrontazione, chiarificazione, tutta una serie di elementi che consistono in un counseling di supporto, in genere di routine fornito nei servizi di salute mentale, e che non contenesse gli elementi strutturati della CBT, ovvero identificare l'ABC, pensieri, emozioni, conseguenze comportamentali. Questo è il pacchetto, questo è il protocollo di terapia cognitivo-comportamentale, e direi che possiamo isolare tre grandi gruppi di componenti terapeutiche, di meccanismi d'azione: la parte di ingaggio motivazionale, io ho bisogno di stabilire una collaborazione con il ragazzo o con la ragazza rispetto a degli obiettivi terapeutici, capire perché è qui, capire come lo posso aiutare, che ha bisogno di fidarsi di me, scegliere insieme i goal terapeutici, una normalizzazione di quello che lui vive, come i relatori precedentemente hanno sottolineato, il cuore del problema della cronicizzazione secondo il modello cognitivo comportamentale, come il ragazzo, la ragazza interpreta, o meglio meta interpreta la presenza di voci. Come vi ho detto, il fenotipo esteso della psicosi prevede che in una certa fase della vita più o meno tutti o quasi tutti possiamo aver sperimentato una voce, possiamo aver sperimentato una dispercezione, vuoi per la stanchezza, vuoi per un trauma, vuoi per mille altre cose. Il problema qual è? Come noi interpretiamo questi fenomeni passeggeri, che sono sicuramente un meccanismo di difesa della nostra mente, non sono niente di pericoloso, ci stanno soltanto dicendo: guarda, hai dormito poco, sei stanco, sei stressato, oppure ti trovi in un ambiente che percepisci come ostile, hai paura. Quindi io ho bisogno di mandarti questi segnali per dirti che sei in difficoltà. Se tu reagisci a questi fenomeni con rabbia, con paura, attivando il sistema della minaccia, questi fenomeni potrebbero aumentare. Anche soltanto per il fatto che ti stai concentrando molto di più su di questi, stai cercando di controllare. Più li controlli e più ci saranno e ti perseguiteranno. Quindi normalizzazione, dopo vedremo come si può offrire un intervento di normalizzazione, intervento di modifica del contenuto dei pensieri, ristrutturazione cognitiva, metacognitiva, intervento poi sugli outcome secondari, depressione, ansia e rimuginio. Quello che si fa in CBT, che forse è, a mio parere, l'elemento principe, è una fotografia più possibile puntuale rispetto a quello che succede al giovane, che crea un circolo vizioso. Tutto parte da una situazione attivante. Nel caso di Franco era noto dei fili elettrici che sono pendenti dal soffitto del mio ufficio, e scatta un pensiero nella testa: se mi stessero controllando e se fossero interessati alle mie prestazioni sessuali, a vedere cosa faccio, come mi comporto, quali siti navigo durante l'orario di ufficio. E tutti questi pensieri, queste interpretazioni nascono da degli schemi di sé. Devi essere impeccabile, devi piacere a tutti, standard rigidi, elevati, la sensazione di essere in difetto rispetto a tutti. Se voi vedete i quadrati gialli, quelli sono i quadrati che rappresentano l'ABC, per cui l'interpretazione del significato porta con sé emozioni di rabbia, di paura, di angoscia, che io cerco di lenire con dei comportamenti disfunzionali, perché inizio a pensare a quante volte ho visto quel filo, inizio a pensare, per esempio, al fatto che ieri c'era una macchina simile a quella del mio collega che mi stava dietro al semaforo, allora forse mi stanno seguendo. Ecco, questo crea un circolo di autoriverbero che poi può portare al delirio se non viene stoppato in tempi abbastanza tempestivi. Una prima cosa che si fa: il caso di Franco era un'ideazione di riferimento. Ci sono pazienti che però hanno delle voci, e come vi ho detto, reagire alle voci è l'elemento che può complicare la situazione e può fare da innesco, no, verso una transizione psicotica. Io credo che un primo elemento importante è quello di dire: le voci ce le abbiamo tutti, chi più chi meno, quantomeno ce l'ha il 40% della popolazione generale come fenomeno passeggero. Guarda che le voci, e questo lo dicono degli studi, altro non sono che dei nostri pensieri automatici, perché quando noi pensiamo, a volte abbiamo un dialogo interno fatto di botta e risposta. Questo dialogo interno parte dall'area di Broca, parte dall'area prefrontale che si trova qua, e io normalmente riconosco che sono dei miei pensieri, questi
queste forme di autoconversazione, no? Parlo per esempio di come mi è andato un certo esame, no? Solo che può succedere che in forti momenti di stress quella che è un'area che si chiama corteccia cingolata anteriore, che fa da monitor, fa da filtro e mi aiuta a capire che questi pensieri sono miei pensieri, cioè sono delle mie preoccupazioni, delle mie insicurezze sul mio esame, in realtà me li fa percepire come delle voci estranee, per cui quando arrivano all'area di Verni, che è l'area cioè deputata all'udito, mi sembrano delle voci dette da altre persone, questo mi spaventa. Ecco, quello che ti voglio dire è che le voci altro non sono che dei tuoi pensieri che avverti in un momento in cui questo meccanismo normalmente utile per capire se un pensiero è tuo oppure è un rumore esterno si è inceppato, ecco quello che si fa per normalizzare. Un'altra cosa che per normalizzare credo sia essenziale è una dimensione sintomatica molto frequente in questi pazienti che è la depersonalizzazione, come vi ho detto poco fa. Questi pazienti hanno paura di impazzire. Vuoi perché sentono delle voci sotto soglia, dei fenomeni dispercettivi allarmanti che non sanno spiegarsi, vuoi perché a volte fanno, come hanno detto giustamente i colleghi, uso di cannabis. E su questi pazienti la cannabis può indurre dei fenomeni di depersonalizzazione più intensi. Ecco, come vedete, normalmente nei quadrati celesti alla vostra sinistra, quello che noi faremmo in condizioni normali sarebbe di contestualizzare quello che ci succede. Cioè, sono stanco, ho dormito poco, oppure ho bevuto alcolici, è chiaro che mi sento brumilato di coscienza. Una persona che invece casca nel loop psicotico potrebbe dire «Ah, ma se avessi una patologia al cervello, se perdessi il controllo?» Questo non è un meccanismo molto diverso da quello che si osserva negli ossessivi, però chiaramente induce una attenzione, un'ipervigilanza sul corpo che fa aumentare ulteriormente questo senso di estraneamento, con l'effetto che l'estraneamento diventa sempre più reale e quindi crea uno stato di forte allarme e di angoscia. Risultati del nostro studio, siamo partiti screenando un grande numero di pazienti afferenti ai centri di salute mentale, assegnando in modo random 29 alla CBT, 29 al controllo. Una breve fotografia su quello che possiamo dire di questi pazienti. Io mi soffermerei soprattutto sull'età media 25 anni, circa il 70% maschi. Una buona parte erano anche disoccupati. Altra fotografia da un punto di vista clinico, direi che un elemento importante è che circa l'80% presenza di disturbi non psicotici, quello che vi volevo dire poco fa è proprio questo, cioè dobbiamo anche considerare che molti di questi pazienti non diventeranno, per fortuna direi, con un disturbo psicotico, però potrebbero mantenere dei disturbi non psicotici in comorbilità, tra cui disturbi di personalità e quelli dell'area del cluster 1. Importante considerare che spesso le APS sono le più frequenti e che la vulnerabilità di tratto potrebbe essere un elemento meno ricorrente. Molti di questi fanno uso di antidepressivi prescritti. Differenze nell'attrition, che cosa emerge? Le donne, le ragazze, sono più a rischio di abbandonare la terapia CBT, forse un po' in modo sorprendente, dopo vedremo perché. Efficacia sugli endpoint primari, abbiamo osservato che la CBT riduce il rischio di transizione in psicosi rispetto al controllo e lo fa in modo statisticamente significativo, solo con una significatività a livello borderline. Endpoint primario, abbiamo trovato un number needed to treat di 6, che rispetto a quello della meta-analisi di Van der Gag direi che è decisamente più basso, e questo è un elemento positivo. Altro elemento positivo è che rispetto al controllo questo tipo di protocollo sembra dare dei benefici ai pazienti che hanno livelli più alti di dimensioni psicotiche sotto soglia, contenuto dei pensieri inusuali, idee non bizzarre, anomalie percettive, ma non sull'eloquio disorganizzato. E questo è un elemento di riflessione, forse merita l'aggiunta di un intervento neuropsicologico o attenzionale. Outcome secondari, osserviamo una proporzione maggiore di pazienti in CBT che va in remissione alla depressione e all'ansia rispetto al controllo, e in particolar modo abbiamo sulle dimensioni di depressione e ansia una riduzione dei sintomi depressivi ansiosi, soprattutto per i ragazzi che erano più depressi e più ansiosi nel gruppo assegnato a CBT. Rispetto invece alla soddisfazione per il percorso terapeutico, metterei in luce
soprattutto il fatto che buona parte dei ragazzi ha risposto dicendo che il percorso ha dato delle strategie per regolare le proprie emozioni, per conoscere se stessi e prendere consapevolezza dei problemi, mentre invece alcuni, come vedete sottolineato in rosso, tra i punti di debolezza notano che il percorso non dava degli strumenti sufficienti per gestire le ricadute una volta interrotto il percorso terapeutico. Per concludere, rispetto al discorso del trial che si è appena fatto, il sesso femminile, elemento innovativo, risulta essere associato a un più alto dropout, e questo è un elemento che va discusso, perché in realtà noi ci saremmo aspettati che i maschi sarebbero stati più inclini ad abbandonare il percorso. È possibile che la CBT sia un intervento troppo strutturato, per cui forse con questo tipo di pazienti, di ragazze, potrebbe essere più utile introdurre gli elementi più meno strutturati, più discorsivi, più narrativi, più impostati sulla relazione terapeutica, che in genere è più importante per il genere femminile, almeno nella nostra esperienza clinica. Efficacia quindi della CBT, questo è un dato che possiamo ricavare dal nostro studio, rispetto al controllo sul rischio di conversione. Rispetto agli studi precedenti abbiamo però avuto un rischio di conversione più alto, cioè un numero di ragazzi che purtroppo sviluppa un primo episodio psicotico in misura maggiore rispetto a trials fatti fuori dall'Italia, potrebbe essere dovuto al reclutamento, perché sono stati degli invii e invece non abbiamo screenato la popolazione dei ragazzi afferenti ai centri di salute mentale, oppure addirittura anche prima non abbiamo contattato i medici di medicina generale per sottoporre a screening tutti i ragazzi, piuttosto sono stati inviati, quindi magari abbiamo perso dei ragazzi che forse si trovavano in una fase ancora precedente. In sostanza forse i nostri partecipanti erano molto vicini all'episodio psicotico, quindi forse un po' più grave rispetto ad altri studi. Interessante notare che quelli più gravi traggono giovamento sulle dimensioni psicotiche sotto soglia, se assegnate alla CBT rispetto al controllo. Interessante notare che la CBT, a differenza degli studi precedenti che avevo citato nella meta-analisi di Van der Gag, lavora bene anche sulla depressione e sull'ansia, quindi è un intervento, almeno da questo protocollo, a largo spettro, e risulta essere anche associato a una percezione di soddisfazione per il percorso, anche se una criticità lamentata dai partecipanti è il fatto che non introduce degli elementi di self-management. A mio parere il nostro protocollo lavora poco sulle risorse della persona e poco sulla storia, e questo forse varrebbe la pena integrarlo. Un altro e ultimo elemento, direi che abbiamo avuto un alto tasso di accettazione, di partecipazione allo studio, cosa che invece in genere è più bassa per gli antipsicotici. È chiaro che un ragazzo potrebbe essere più incline a lavorare in psicoterapia, evitando gli effetti collaterali, la stigmatizzazione di essere inserito in un percorso psichiatrico puramente farmacologico. Limiti e prospettive, io vorrei direttamente saltare all'ultima parte che voglio lanciarvi in modo direi abbastanza rapido, con dei flash clinici. L'applicazione dell'ACT per gli stati mentali a rischio. Nella nostra piccola esperienza abbiamo riscontrato che componenti ACT possono aggiungere efficacia terapeutica alla CBT standard per una serie di motivi. Quando voi pensate all'ACT, come immagino ben sappiate, pensate a una cornice teorica che vede la psicoterapia non come un processo intellettuale in cui si chiacchiera, ma come fare, perché l'esperienzialità è molto importante. È chiaro che il paziente deve essere propenso a fare degli esercizi immaginativi che lavorino anche su fare, però pensate al fatto che molti ragazzi che sono a rischio psicotico o anche negli esordi psicotici in fondo possono avere delle difficoltà metacognitive. Talvolta il fare, no, con delle metafore esperienziali che tra poco vedremo molto brevemente, che è, come dire, la mission dell'ACT, può forse sopperire magari ad una razionalizzazione troppo metacognitiva che poco si presta, ecco, direi, al quadro clinico, al funzionamento mentale di alcuni sottogruppi di ragazzi a rischio psicotico. L'ACT dice che i pazienti non sono lesionati, non bisogna intervenire su una lesione, ma sono bloccati, ovvero hanno bisogno semplicemente di uscire dalle sabbie mobili, perché le risorse ce le hanno. Hanno bisogno
che tu aiuti loro a tirarle fuori, perché la sofferenza è vita, ovvero tutti noi sperimentiamo dolore, quello che li fa star male è il fatto che loro non vogliono sperimentare emozioni negative, per esempio la vergogna, come nel caso di Franco. E poi siamo tutti nella stessa barca, anche il terapeuta prova emozioni normali. Guardate, dal mio punto di vista, penso i colleghi saranno d'accordo, non c'è un messaggio più potente di questo contro la stigmatizzazione, cioè le emozioni tutte le proviamo. E questi ragazzi soffrono della paura della stigmatizzazione. L'ACT prevede dei processi terapeutici, 6, l'EDSAFLEX, che possono essere raggruppati in una parte di accettazione dei contenuti mentali, provo rabbia, provo pensieri automatici negativi, ma va bene così, e una parte invece di presenza mentale sul momento e azione impegnata. Cioè io ho dei valori e questi fanno da motore nella vita per darmi una direzione. I valori, ecco, i valori credo che siano la forza motrice che può, come dire, essere complementare a un intervento CBT che da un punto di vista motivazionale, a mio parere, risulta essere un po' povero. L'ACT si compone di un patrimonio di esperienze terapeutiche che possono potenziare l'ingaggio e abbassare quel rischio di dropout che avete visto prima nel nostro trial. Nella vita noi ci possiamo porre obiettivi da uomo morto o da uomo vivo. Gli obiettivi da uomo morto sono quelli che ti sei posto finora venendo da me. Tu vuoi evitare la rabbia, vuoi evitare che gli altri pensino male di te e quindi stai chiuso in casa. Ma in questo modo ti stai seppellendo da solo. Forse gli obiettivi da uomo vivo sono vivere con la possibilità che gli altri possano anche pensare male di te, oppure vivere con le voci. Sentendo le voci come un rumore di sottofondo che a volte ti disturba di più nei momenti di stress, a volte di meno, ma tu hai una direzione. La tua direzione non è cancellare le voci, è laurearti, per esempio, o trovare una compagna. Oppure prova a pensare che la psicoterapia sia come una bacchetta magica. Tu sei venuto oggi da me, io sono un mago, cosa vorresti che io facessi per te? Ecco, questo può riportare il ragazzo sul presente. Prova a pensare che la psicoterapia sia come un grande documentario. Cosa vorresti vedere tra un mese di diverso? E magari glielo faccio fare anche sotto forma di lettera. La vita è come una banca magica. Ognuno di noi si alza la mattina, ha un conto in banca, 1 milione di euro, e può decidere come impiegare questo 1 milione di euro, può decidere di utilizzarlo in farmaci, può decidere di utilizzarlo in sigarette, in vestiti, può decidere di non utilizzarlo, stare chiuso in casa, tanto comunque la sera vai a letto. Il giorno dopo troverai un altro 1 milione di euro, va bene, ci sarà anche il giorno dopo, e il giorno dopo ancora, e anche il giorno dopo ancora potrai scegliere cosa fare di quel 1 milione di euro. Il problema qual è? Il problema è che tu puoi scegliere di utilizzarlo stando con gli amici, puoi scegliere di utilizzarlo stando in famiglia, puoi scegliere di non utilizzarlo, puoi scegliere di utilizzarlo controllando se ti stanno inseguendo per strada, però il problema è che quel 1 milione di euro il giorno dopo non ti viene ridato, per cui se lo hai speso oggi bene, domani non lo riavrai, quindi è il momento di agire adesso. Come si agisce adesso? Beh, io posso chiederti che cosa c'è di importante nella vita per te, ti posso proporre delle carte, ti posso dire guarda, esistono dei valori, quali sono i tuoi valori, in cosa credi, cosa rende la vita qualcosa di speciale, c'hai un ricordo che nella vita ti ha, per così dire, fatto instaurare dentro di te quel tipo di valore, c'è qualcuno che te lo ha magari insegnato, te lo ha trasmesso, c'è un'esperienza di vita che te lo ha trasmesso, c'è un momento in cui ti sei avvicinato a quel valore, mettiamo essere coerente nella vita. Con i pazienti a rischio psicotico è molto interessante tracciare una storia della vita, perché tu sei sempre tu, anche quando ricevi purtroppo una diagnosi, sei lo stesso che si guardava allo specchio il giorno in cui ti sono venuti i brufoli a 15 anni, oppure il primo giorno dell'università, il giorno in cui ti sei laureato, in qualsiasi altro giorno. E questo è il sé come contesto, che è uno dei processi terapeutici nell'ACT. Che tipo di persona vuoi essere? Dammi 3 aggettivi e io ti chiederò poi di far parte di un'agenzia, di un'azienda che lavora per la concorrenza. Immagina che il valore che tu hai scelto, essere coerenti nella vita, seguire i propri ideali, sia un prodotto commerciale, che tu debba essere il rappresentante di un'azienda che invece vuole far concorrenza e vuole screditare con una pubblicità magari sleale questo tipo
di valore. E che cosa puoi fare? Prova a pensare a quali sono i punti di debolezza di questo valore. Ecco, il problema qual è? Il problema è che i pazienti che sviluppano un'ideazione rigida in realtà hanno quell'ideazione rigida perché hanno un valore, essere perfetto, oppure, che ne so, non sbagliare mai, essere coerente, e lo irrigidiscono in modo, come dire, talebano. Ecco, Lacte insegna a relativizzare, cioè nessun valore è un valore assoluto, e ogni tanto prova anche a passare alla concorrenza, non fai parte solo di quell'azienda. La vita poi è una torta e ognuno può scegliere come riempirla, è fatta di fette, ognuno ha i propri ruoli, magari la fede, la politica, oppure qualsiasi altro ruolo che per te è importante, l'amicizia. Ma com'è ora la tua torta? Un conto è la torta che tu vorresti e un conto è la torta che invece tu stai riempiendo adesso. Pensaci, la vita è un bersaglio, un tiro al bersaglio, ci sono dei quadranti, la tua vita professionale, gli amici, la scuola, se hai una fidanzata, che tipo di fidanzato vuoi essere, quanto sei vicino in questo momento, dove vorresti arrivare, per far centro che devi fare. La vita poi è anche una barca, stare in barca, sei in barca, senti il vento, a un certo punto però mentre sei a largo la barca si riempie di acqua, sul fondo si formano delle pozzanghere, sei a disagio e non riesci più a navigare. Che fai? Prendi un secchio, togli l'acqua e provi sollievo perché l'acqua va via, vedi il pavimento che si asciuga, va bene. Il problema è che poi risali su sul ponte e l'acqua si riforma e questo ti dà fastidio, tu l'acqua non la vuoi, quello che hai fatto finora è evitare le emozioni negative e allora che fai? Riprendi il secchio, svuoti di nuovo la barca si rigonfia d'acqua e di nuovo sollievo ma poi di nuovo angoscia. Facciamo una cosa, cerca di puntare un'isola perché stai perdendo tempo a svuotare la barca dall'acqua, non ti stai dando una direzione. Questo è quello che stai facendo, per esempio, con le voci. Tu non le vuoi e cerchi di evitarle. Allora ti chiudi in camera. Però in camera le senti più forte. Ma se tu provassi a uscire, se tu provassi ad andare al parco, a fare una passeggiata, forse le sentiresti un po' meno. Se tu provassi a masticare una gomma, per esempio, saresti concentrato su altri aspetti. Il profumo della gomma, il sapore sulla lingua. Pepsi o Coca? Io ti chiedo perché scegli la Pepsi e tu mi dici perché la Pepsi è dolce. Io ti chiedo perché è dolce e tu mi dici perché mi piacciono cose dolci. Io ti chiedo perché ti piacciono cose dolci e tu non mi sai rispondere, perché a volte non c'è un perché. Ecco, se tu hai delle voci che ti dicono che sei una prostituta, è una cosa molto angosciante, però forse è soltanto una voce. Prova a lasciarla andare. Il problema è che ogni volta che arriva una voce tu sei spaventata perché quella voce la giudichi, non la vorresti avere, quello che dice ti sembra molto importante. Ecco l'ACT cosa fa? L'ACT ti insegna che i pensieri sono solo pensieri. I pensieri a volte non hanno senso, vanno e vengono e non hanno niente da raccontarti di interessante. Prova a chiedere alle voci se conoscono le previsioni del tempo. Forse domani non sanno che tempo ci sarà, non sono così potenti come credi. La diffusione, questa è la diffusione, imparare a notare i pensieri che ci passano per la mente, non soltanto come si fa col diario dei pensieri, ma notando che stai avendo un pensiero in questo momento e lo stai a tua volta notando, quindi è come dire, instaurare dentro di te un osservatore. Questo è un elemento che aggiunge efficacia terapeutica a un protocollo standard di seconda generazione. Quindi i pensieri non diventano più realtà, non diventano più azioni, posso anche disobbedirli, lo posso fare anche con le voci. Diventano nuvole nel cielo e il cielo sei tu. Cioè sei lo stesso che si guardava allo specchio a 15 anni, sei lo stesso che ha iniziato l'università. Le nuvole vanno e vengono, ma tu sei sempre lo stesso. Ti posso chiedere, scrivi sui foglietti i pensieri, ti posso chiedere ogni volta che hai un pensiero negativo scriverlo e quando ce l'hai scrivilo 50 volte davanti e dietro finché non ti sei stancato. Vediamo che effetto fa se è così spaventante, insomma come faceva questo protagonista del film. Per concludere, per non rubare troppo tempo, i pensieri li possiamo anche prendere in giro. Attenzione però perché il paziente deve essere molto incline a prendere in giro i propri pensieri, deve essere uno stato avanzato della terapia, deve essere pronto a ridicolizzarli, altrimenti potrebbe essere scioccante e potrei anche perdere la sua fiducia. Quindi introdurre degli elementi di ironia può essere utile, ma soltanto se il lavoro che io faccio
con la persona è un lavoro approfondito in precedenza e se c'è un clima di fiducia e se il paziente piano piano è arrivato alla consapevolezza che i pensieri non sono funzionali. Quindi il lavoro sui valori, a mio parere, è un lavoro preliminare fondamentale. Portali a spasso, questo è un esercizio molto carino che si può fare anche in gruppo con pazienti di questo tipo, per cui un paziente sta accanto all'altro e per esempio gli legge i suoi pensieri automatici mentre lui cammina per la stanza. Metti i pensieri su una foglia, fai finta che questa foglia sia trasportata dalla corrente e lasciare andare. Questa è una cosa che riesce difficile, penso, un po' a tutti. Se con il paziente ci arriviamo in fase conclusiva è sicuramente stato un percorso molto interessante, molto produttivo. C'era stata una domanda sul trauma, una domanda direi centratissima. Io direi che lavorare sul trauma, come hanno giustamente risposto i colleghi, è un elemento che può aggiungere efficacia terapeutica al percorso. E lo si può fare, sì, con l'MDR, come è stato giustamente sottolineato, lo si può fare anche in ACT, chiedendo alla persona di scrivere delle lettere a quel sé che ha sperimentato quel trauma. È chiaro che c'è dietro un lavoro per rinforzare una parte buona dentro il paziente. Quando si arriva a questo punto, il paziente può, come nel caso di questo ragazzo, aiutarsi e confortarsi. Grazie a tutti. Grazie Andrea, anche per te un applauso, complimenti. Allora, devo dire che io ho apprezzato molto il tuo lavoro e il tentativo proprio di mettere insieme tutta una serie di sketch proprio clinici, con però un'attenzione proprio alla ricerca. Cioè il fatto di fare delle ricerche all'interno dei centri di salute mentale, dei servizi, quindi cercare di lavorare proprio nell'applicazione di strumenti, protocolli, evidence-based e valutarne e analizzare i risultati, penso che questo, Andrea, sia uno stimolo molto grande che hai dato a tutti noi e a tutti coloro che lavorano nel pubblico. Quindi un incoraggiamento a tutti per portare avanti protocolli, strumenti e valutare i risultati. Allora, ti farei una domanda io, visto che hai concluso e hai fatto tutta la seconda parte del tuo intervento sull'ACT, no? Allora, riesci magari a dirci due parole su quali secondo te sono i pazienti o quale tipologie di pazienti sono secondo te più indicati per un trattamento ACT e possono trarre maggior benefici rispetto ad altri trattamenti come CBT? Riesci a dirci qualcosa in merito? Sì, allora, la differenza di fondo tra un approccio di seconda generazione e un approccio come può essere quello dell'ACT è il focus dell'intervento. In seconda generazione noi lavoriamo sul contenuto dei pensieri, lavoriamo in fondo anche sul contenuto dei comportamenti con l'obiettivo di modificare i pensieri. Immaginiamo che alcuni pazienti che sono a rischio di psicosi non siano disposti a lavorare sul contenuto dei loro pensieri, magari perché li considerano veri, magari perché ci credono a quei pensieri, perché hanno un basso insight, hanno quella che si chiama overvalued ideation, che si vede anche nei pazienti DOC. L'ACT lavora, a differenza della CBT di seconda generazione, non tanto sui contenuti, ma sui processi, cioè, come era già stato detto in precedenza, sulla capacità del paziente di avere un rapporto diverso con i suoi pensieri, di considerarli un materiale passeggero, un materiale da cui si può trarre esperienza, ma da non prendere sul serio come delle azioni, come delle cose assolute. Quindi prescinde un po' dal contenuto e di conseguenza potrebbe essere utile per quei pazienti che hanno una bassa consapevolezza, per esempio. L'ACT poi si presta, a mio parere, anche a un setting gruppale. Il lavoro sui valori è molto interessante, a mio parere, perché da una parte ha un impatto motivazionale sul paziente, però può anche avere un impatto, per così dire, metacognitivo interpersonale, nel senso che in gruppo ognuno è invitato a portare i propri valori, ascolta i valori dell'altro e se voi riprendete un po' l'esercizio di prima, quello del passare alla concorrenza, io imparo anche a relativizzare i valori. Non sono in grado di relativizzare i miei valori perché, per esempio, essere perfetto nella vita è un qualcosa a cui io credo tanto e non riesco a abbandonarlo. Però se c'è un altro compagno in gruppo che porta un suo valore, il terapeuta mi può invitare a cercare di mettere in luce i punti di debolezza di questo valore e relativizzare sul valore di un'altra persona. Ecco, questo chiaramente crea un elemento di perspective taking
che è molto importante, consapevolezza metacognitiva interpersonale, che è sicuramente molto interessante. Per quanto riguarda poi, così mi collego magari a una domanda che era arrivata prima, l'ACT penso che possa avere anche un elemento di utilità con i genitori, perché pensate per esempio al processo del sé come contesto. Quando i genitori ricevono la diagnosi di un disturbo psicotico nel figlio, o comunque si trovano nelle fasi di forte angoscia, confusione, che il figlio abbia una patologia, iniziano a considerarlo come un corpo, potrebbero iniziare a considerarlo come un corpo estraneo nella famiglia, cioè una persona diversa, non è più quello di prima. Il problema è che in realtà è sempre lui, e quindi lavorare sui valori, sulla storia del genitore, riprendendo per esempio le foto, riprendendo quello che ha insegnato a tuo figlio, è fondamentale, come dicevano i colleghi, anche per sviare l'attenzione da quei meccanismi che sono per esempio l'ipercriticismo, no? Che è un fattore di mantenimento grave, purtroppo, per i disturbi psicotici. E poi un ultimo elemento, direi, l'autocritica, perché comunque, come avete visto, l'elemento della lettera compassionevole, che poi in realtà è importato dalla self-compassion therapy, però può essere integrato all'interno di una cornice ACT, lavora sulla vergogna, che è una delle emozioni primarie più frequenti nel paziente all'esordio psicotico, per cui questi pazienti potrebbero trarre giovamento, i pazienti con forte autocritica, da un elemento ACT, direi. Bene, grazie Andrea, un applauso da parte mia e da parte di tutti gli ascoltatori. Bene, allora possiamo passare all'ultimo intervento. L'ultimo intervento della collega Paola Calò, benvenuta. La collega sarà lei a fare l'intervento, che è stato diciamo preparato insieme al professor Serafino De Giorgi, che oggi non può essere più con noi e che è il direttore del dipartimento, che ringraziamo lui e ringraziamo te per la vostra partecipazione. Il loro intervento ci illustrerà dei percorsi finalizzati proprio al rilevamento precoce di pazienti con esordi psicotici che sono stati avviati nel Dipartimento di Salute Mentale di Lecce, che hanno coinvolto appunto ben 10 centri di salute mentale. La collega Paola Calò è referente per il gruppo di formazione, studio e ricerca del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Lecce, direttore del Centro di Salute Mentale Campi Salentina e membro del Comitato Esecutivo della Società Italiana di Psichiatria. Bene, lascio la parola a te Paola per l'intervento, che ha il titolo Esordi psicotici e percorso di cura, recovery oriented in un percorso di psichiatria di comunità. Sì, grazie per l'invito. Mi sarebbe piaciuto molto ospitarvi a Lecce. Sarebbe molto piaciuto venire. Ma credo che non mancheranno occasioni. Il mio contributo, ho ascoltato con molto molto interesse tutte le relazioni della giornata, perché realmente diciamo, il mio contributo va nel senso proprio di promuovere, diciamo, questo tipo di approccio per gli esordi psicotici all'interno appunto di un setting pubblico, ed è un percorso che abbiamo attivato già dal 2013 nel Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Lecce, e che appunto portiamo avanti appunto con molta difficoltà e anche, diciamo, con tutte le problematiche che sappiamo appunto essere presenti nel pubblico, quale è quella per esempio di una riduzione progressiva appunto del personale, dell'impoverimento delle risorse, per cui accetto veramente molto volentieri, diciamo, l'idea appunto anche di questo scambio, no, che ha proposto il collega nella relazione precedente, appunto di pazienti che transitano attraverso appunto setting diversi, perché penso che diciamo l'obiettivo finale comune sia quello appunto del benessere dei nostri giovani e del benessere della nostra popolazione. Quello che vi presento è il nostro percorso di cura integrato sugli esordi psicotici, che appunto è un percorso che viene effettuato in tutto il territorio del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Lecce, un dipartimento di 795.000 abitanti circa. È un percorso appunto ISO risorse, che nel senso che non viene effettuato con risorse aggiuntive da parte dell'azienda sanitaria locale, ma con gli stessi professionisti che operano nel pubblico. È un percorso che si snoda lungo l'asse ospedale-territorio, che comprende ovviamente
ovviamente sia la psichiatria per gli adulti, sia dal 2014, che è l'epoca in cui la neuropsichiatria infantile è entrata all'interno del Dipartimento di Salute Mentale nella Regione Puglia, quindi anche appunto per diciamo la neuropsichiatria infantile. Il nostro Dipartimento di Salute Mentale ha in carico circa 9.500 pazienti, l'11,92 per mille della popolazione generale, anche questi sono i dati appunto dello scorso anno, del 2019, con una media appunto di esordi psicotici e stati mentali a rischio che accedono per la prima volta ai servizi pubblici di 47,8 pazienti negli ultimi anni. Questo percorso integrato di cura ha un acronimo, appunto PRIME per le psicosi. PRIME sta appunto per programma di rilevazione, intervento e monitoraggio dell'esordio psicotico, e consta di un PDTA che si chiama SPRINT. Anche questo appunto è un acronimo che, come tutti i programmi per gli esordi, richiama diciamo al mondo dello sport, o comunque un linguaggio accattivante, e sta per schizofrenia primo episodio, riabilitazione intensiva nel territorio. Ed è un percorso appunto che si attua a livello territoriale, comprendendo i 10 centri di salute mentale, i 4 poli di neuropsichiatria infantile, il centro per la psichiatria e la psicoterapia per l'infanzia e l'adolescenza, il centro per i disturbi alimentari e l'articolazione per la tutela della salute mentale in carcere, e poi appunto invece di un altro percorso, che è quello che si snoda diciamo per i 4 servizi psichiatrici di diagnosi e cura, i 4 diciamo reparti ospedalieri psichiatrici appunto per gli acuti, che si trovano disseminati appunto lungo il territorio della provincia, e che assicurano l'invio ai centri di salute mentale referenti per territorio dei pazienti che accedono per la prima volta al Dipartimento di Salute Mentale attraverso un ricovero, e quindi favoriscono la presa in carico già del paziente e dei familiari già durante il ricovero, facendo appunto un link con il territorio stesso, oppure immediatamente dopo la dimissione. Diciamo che l'idea di attuare questo percorso integrato di cura, che poi si è strutturato in questo PDTA, è partita da un'analisi retrospettiva appunto sull'esordio psicotico, che è stata attuata negli anni 2010-2011 con un follow-up ad un anno, e questa analisi retrospettiva ha individuato tutta una serie di criticità nel setting del Dipartimento di Salute Mentale, ovvero innanzitutto che i pazienti appunto con stato mentale a rischio di esordio psicotico droppavano a 12 mesi in elevata percentuale, vedete il 55%, che solamente a una piccola parte di questi veniva offerta per esempio la psicoterapia, solamente nel 36,8% dei casi, ancor meno appunto interventi psicosociali, la psicoeducazione nel 33% dei casi, e venivano trattati tra l'altro anche dal punto di vista farmacologico nel 58% dei casi con una polifarmacoterapia, che nel 55% dei casi era costituita da antipsicotici di prima generazione, che erano appunto sono tuttora degli antipsicotici più impattanti, soprattutto appunto per i giovani, per quanto riguarda il profilo di effetti collaterali, in particolare alcuni effetti collaterali, quelli per esempio di tipo extrapiramidale. Abbiamo pensato per questo a un programma di rilevazione, appunto intervento e monitoraggio, che innanzitutto consentisse diciamo un'identificazione precoce appunto dei pazienti a elevato rischio ad esordio psicotico attraverso appunto un assessment psicodiagnostico che viene attuato diciamo attraverso dei team che rispondono più o meno immediatamente alla domanda entro 24-48 ore appunto dalla richiesta, con degli interventi appunto precoci che siano multicomponenziali, specifici e ovviamente basati sulle evidenze, un modello diffuso che ci consenta di uniformare il percorso di cura in tutti i servizi del Dipartimento di Salute Mentale, in modo tale appunto che sia diciamo un percorso equo che vada appunto dal nord al sud della provincia di Lecce, e un modello liquido, ovvero che strutturi appunto una continuità nei percorsi di cura per la giovane età al di là di quella che è la barriera formale organizzativa dei 18 anni. Diciamo che questo percorso è un percorso del tipo hub and spoke, in cui l'hub è rappresentato dal centro di formazione e ricerca del Dipartimento di Salute Mentale, che è quello che in qualche modo assicura il networking e la formazione
formazione continua sul campo appunto dei team per gli interventi precoci, e diciamo che è quella che supervisiona la costituzione di almeno una microequipe per ogni unità operativa territoriale o ospedaliera, costituita da un'equipe minima, uno psichiatra o ovviamente un neuropsichiatra infantile, uno psicologo, un tecnico della riabilitazione psichiatrica, un infermiere, un assistente sociale, verifica dei dati raccolti dalle microequipe attraverso i principali database amministrativi, sono il sistema informativo per la salute mentale che però diciamo esclude i pazienti infradiciottenni, oppure il sistema edotto per quanto riguarda invece i pazienti che accedono in ospedale, assicura degli incontri regolari della macroequipe sulle nuove segnalazioni con un monitoraggio e una supervisione appunto dei casi, oltre che fornire un update sui trattamenti basati sulle evidenze, assicura la ricerca sul campo con la partecipazione dei vari membri appunto del gruppo di formazione e ricerca alle sessioni scientifiche regionali e nazionali, assicura la formazione di tutti gli operatori, una formazione sul campo che stiamo diciamo portando avanti come immagino facciate voi, anche appunto in piena emergenza epidemiologica, in piena pandemia, proprio perché appunto si tratta di una formazione interna che forma più di 100 operatori l'anno con almeno 35 ore sia appunto sul progetto degli esordi sia anche su progetti fase specifici, e una formazione per la neuropsichiatria infantile che diciamo va parallelamente a quella della psichiatria degli adulti. Questa è la mappa del nostro territorio, vedete ci sono 10 centri di salute mentale che sono sparsi appunto per tutta la provincia, i 4 poli di neuropsichiatria infantile, il centro per i disturbi alimentari, i 4 servizi psichiatrici di diagnosi e cura che sono i servizi ospedalieri, l'articolazione per la tutela della salute mentale in carcere che si trova appunto a Lecce presso la casa circondariale, e il centro di psichiatria e psicoterapia per l'infanzia e l'adolescenza che è un centro stand alone e che si trova appunto anche questa nel capoluogo di provincia. Questo appunto è il percorso integrato di cura, vedete i criteri di inclusione sono gli stessi che ovviamente citati anche negli studi precedenti, ovvero età inferiore ai 35 anni, al primo contatto con i servizi psichiatrici del Dipartimento di Salute Mentale, con stato mentale a rischio appunto esordio della sintomatologia psicotica. Tra i criteri di esclusione vi sono il disturbo organico cerebrale, il disturbo psicotico indotto da una condizione medica generale o da trattamento farmacologico e la disabilità intellettiva di grado moderato grave, oltre che ovviamente un precedente trattamento psicofarmacologico al di là che di quello appunto con le benzodiazepine. Ovviamente non c'è tra i criteri di esclusione l'utilizzo di sostanze perché a differenza appunto di molti trial randomizzati controllati in cui ovviamente diciamo le sostanze sono un fattore confondente oltre che profondamente disorganizzante anche i quadri psicopatologici, però il nostro diciamo essendo comunque uno studio che eticamente prende tutti i pazienti, i giovani pazienti appunto del territorio della provincia, ovviamente tiene conto anche di queste variabili. Questo appunto è il modello del PDTA, vedete appunto l'accesso al PDTA avviene appunto come autoreferral oppure per l'invio dagli istituti scolastici, dai servizi psichiatrici di diagnosi e cura, se i pazienti sono già stati ricoverati, dai pediatri di libera scelta o dai medici di medicina generale, dalle famiglie, oltre che dai servizi territoriali, entrano appunto in questo PDTA e vengono sottoposti a una valutazione clinica standardizzata multitestistica, le scale di valutazione appunto sono le stesse ampiamente citate nella giornata di oggi, appunto con un profilo clinico, un profilo appunto cognitivo, una batteria appunto neuropsicologica, una scala appunto per il funzionamento e poi delle scale specifiche più di tipo riabilitativo che valutano un po' quello che è il funzionamento dei pazienti nella vita quotidiana, che possono essere anche somministrate per esempio dagli infermieri, o diciamo delle scale che valutano appunto le attitudini e le abilità dal punto di vista lavorativo, questo appunto nell'ottica per esempio di prevedere per questi pazienti dei tirocini lavorativi, oltre che appunto la DAI che valuta appunto, diciamo la possibile compliance, l'aderenza appunto del paziente alla terapia farmacologica. Nel momento in cui il paziente diciamo rispecchia i criteri di inclusione viene appunto compilata questa scheda unica per la rilevazione appunto degli esordi psicotici e sottoposta appunto al programma che prevede la farmacoterapia, la psicoeducazione, la terapia cognitivo-comportamentale individuale, riabilitazione cognitiva, interventi psicosociali precoci con appunto un follow up previsto attraverso un assessment sia clinico che diagnostico entro 5 anni. È stato già ripetuto dal dottor Pinto nella mattinata l'importanza del
perché il follow-up debba essere fatto, diciamo, fino a 5 anni, perché questo è appunto il periodo critico. Ovviamente noi pazienti, essendo appunto un set in pubblico, continuiamo a seguirli, diciamo, per vita natural grant o comunque finché ne hanno bisogno, però appunto, diciamo, il percorso integrato di cura prevede appunto l'assessment comunque fino a questo periodo di tempo, perché appunto quello che ci interessa è soprattutto andare a valutare appunto l'aderenza al trattamento, che sappiamo ha delle importanti ricadute dal punto di vista del funzionamento e del benessere, ma anche appunto dei costi sociali, perché l'aderenza al trattamento appunto si ripercuote sulle ricadute, si ripercuote appunto sulla anche sull'ospedalizzazione successiva dei pazienti e quindi ovviamente anche sui costi per il sistema sanitario nazionale. Diciamo che il problema delle ricadute e degli abbandoni del trattamento è un problema molto sentito in psichiatria, lo sapete bene, diciamo, riguarda tutti i setting, ovviamente sia, diciamo, i setting di scelta del paziente, privati se li vogliamo chiamare così, ma anche e soprattutto i setting pubblici, e riguarda appunto particolarmente i servizi appunto per gli interventi precoci. Questa è una bella meta-analisi che in qualche maniera suggerisce, diciamo, un abbandono, un tasso di drop-out o persi di vista, come si chiamano per esempio attualmente per il piano d'azione nazionale della salute mentale, più o meno del 30%, però vedete una meta-analisi in cui, diciamo, le percentuali a seconda del periodo di tempo che viene considerato per il follow-up sono abbastanza variabili, vanno dal 20% fino addirittura appunto al 40%. Questo è un bello studio appunto del team di McGorry, è uno studio su una coorte di oltre 700 pazienti, che in realtà appunto ci fa vedere che, se è vero che nel periodo di tempo considerato, che circa, diciamo, 4 anni, il 56% dei pazienti abbandona il percorso per gli interventi precoci, però poi di fatto l'85% a un certo punto rientra. E questo è quello che noi osserviamo anche, diciamo, nella nostra pratica, cioè i pazienti spesso, proprio perché all'esordio rispondono bene al primo trattamento, raggiungono facilmente la remissione clinica e poi abbandonano sia la farmacoterapia, abbandonano il percorso psicologico, diciamo, in qualche modo vogliono affrancarsi rispetto appunto ai servizi, e poi purtroppo a distanza di 1 o 2 anni ricadono. Anche per questo è molto importante seguirli longitudinalmente, un po' appunto per cercare di farci un'idea. E se è vero che in letteratura sono ampiamente discussi i fattori predittivi di abbandono per i servizi, spesso appunto sono quei pazienti non impiegati o che comunque non studiano, sono quei pazienti in cui per esempio non c'è una familiarità appunto per psicosi, quindi sono di solito più indipendenti, o che per esempio utilizzano sostanze anche appunto, diciamo, semplicemente la cannabis, è anche vero che ci sono invece pochissimi studi sui fattori predittivi di rientro appunto dei servizi e quindi di adesione anche ai trattamenti. Quello che noi tentiamo di fare appunto è, rispetto alla nostra popolazione appunto di pazienti, quello che afferisce appunto al Dipartimento di Salute Mentale, andare, diciamo, a effettuare nel corso degli anni, dal 2013 in poi, diciamo, uno studio osservazionale, cercare di vedere appunto poi fissato un punto fermo, diciamo a distanza di 1, 2, 3 anni, guardarli retrospettivamente per andare a vedere se vi siano delle differenze tra i pazienti che rimangono in trattamento e invece i pazienti che droppano, proprio per cercare di identificare questi fattori predittori di aderenza, che possono essere, sappiamo bene, dei pazienti legati alle dei fattori legati alle caratteristiche del paziente, oppure alle caratteristiche del disturbo, alle caratteristiche del contesto socioambientale, a volte anche, diciamo, al tipo di farmacoterapia che noi scegliamo per quel determinato paziente, oppure alla terapia integrata. Questo è il nostro campione, reclutato appunto nel momento in cui è partita, diciamo, la rilevazione appunto prospettica. Dal 2013 al 2019 abbiamo 335 pazienti che sono entrati appunto nel programma. Già, diciamo, questa diapositiva rende un po', diciamo, così, rende graficamente quella che è la difficoltà di portare avanti un intervento di questo tipo in un setting pubblico. Se vedete, vi è un'ampia oscillazione anche da un anno all'altro rispetto al numero dei pazienti, che probabilmente può essere, diciamo, legata a quella che è la storia della malattia, ma spesso noi sappiamo che è anche legata appunto alla difficoltà appunto per l'equipe. Teniamo conto sempre appunto che si tratta, diciamo, di una studio appunto ISO risorse, e quindi in qualche modo di reclutare e mantenere nel tempo un reclutamento alto di pazienti
presenti nel programma. Questo, diciamo, questo andamento altalenante appunto nel reclutamento ci ha fatto appunto pensare proprio alla necessità e ci rende sempre più convinti della necessità di strutturare appunto un programma definito con anche, diciamo, degli indicatori che possano essere seguiti nel tempo e che in qualche modo appunto ci consentano, diciamo, di rivalutare periodicamente, cosa che facciamo nelle, diciamo, riunioni di macro equip, il programma stesso. Le caratteristiche del campione: nel 70% è un campione di sesso maschile, nel 97% appunto è il campione single, collocato nell'80% nella famiglia d'origine, rispecchia un po', diciamo, quello che è lo stato di giovani del nostro territorio. L'età media, dicevamo, è di 24 anni, quindi, diciamo, un po' rientra il nostro campione appunto nei dati anche precedentemente discussi. Si tratta nel 57% di giovani non occupati, un terzo dei casi appunto sono studenti, nel 42% hanno una familiarità per disturbi psichiatrici gravi. Rispetto alle presentazioni, alle problematiche prevalenti all'esordio, l'11,6%, diciamo, la prima manifestazione comportamentale con cui, diciamo, è poi afferito ai servizi del Dipartimento di Salute Mentale è stato attraverso un tentativo di suicidio, che nel 64% dei casi era legato appunto degli eventi di vita stressanti, nel 32% appunto con acting out aggressivo violenti, nel 2,4% con problemi appunto nella giustizia. La fonte di invio è stata caratterizzata nel 43% appunto dei familiari, nel 30% dal sistema di emergenza, quindi il 118, solo una piccola parte per esempio appunto del medico di medicina generale e una parte ancora più piccola dei servizi per le dipendenze patologiche, che nella regione Puglia sono separati, a differenza di altri dipartimenti, appunto hanno un dipartimento a sé, diciamo, cosa che in qualche modo ha giustificato un lavoro che stiamo avviando in questi anni, che è proprio di formazione congiunta anche con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, oltre che appunto con il servizio per le dipendenze patologiche. Uno dei risultati più importanti, diciamo, che abbiamo ottenuto rispetto alla rilevazione retrospettiva è che il 94% appunto dei pazienti, mentre in quella prospettica, diciamo, c'era, diciamo, una filosofia un po' più attendista da parte degli specialisti del Dipartimento di Salute Mentale, un po' appunto come seguire, diciamo, la storia naturale del paziente, in realtà, per esempio, rispetto al trattamento farmacologico, il 94% appunto di questi pazienti sono stati messi in trattamento farmacologico, e qui è un risultato, diciamo, significativo, la maggior parte con antipsicotici, diciamo, di seconda generazione, e che in qualche modo siano meno impattanti rispetto ad alcuni problemi che dicevamo prima appunto per i giovani pazienti. Un problema invece che rimane molto importante è il problema appunto dei persi di vista o dei pazienti che droppano e che abbandonano il trattamento, che, come vedete, diciamo, se a 6 mesi è un problema che riguarda il 40% dei pazienti, a 24 mesi, a 2 anni riguarda il 54% dei pazienti. Quindi in qualche modo rispetto a quello studio appunto del gruppo di McGorry, diciamo, sono più o meno le stesse percentuali, e quindi questo ci fa pensare che probabilmente fa parte, diciamo, di quello che è il percorso naturale appunto di un giovane all'esordio, che poi a un certo punto, come dicevamo prima, probabilmente sente il bisogno di emanciparsi rispetto appunto al servizio, rispetto al trattamento, vuole fare un tentativo, però appunto questo ci pone, diciamo, tutta una serie poi di problemi sul come invece convincerli a proseguire il trattamento. Vedete, anche qui, essendo appunto un setting pubblico, i motivi per cui hanno abbandonato il trattamento possono essere diversi. In qualche caso non sono stati segnalati, per esempio, dall'SPDC ai centri di salute mentale appunto dopo il ricovero, perché magari si trattava di un periodo particolare, diciamo estivo, piuttosto che di ferie appunto del referente nel centro di salute mentale competente. Spesso appunto si è trattato invece di un rifiuto di un progetto terapeutico effettuato appunto dai servizi del territorio da parte del paziente o della famiglia, la scelta per esempio di uno specialista di fiducia. In qualche caso si è trattato invece di pazienti che appunto fortunatamente dopo aver concluso il percorso delle scuole secondarie superiori poi si sono trasferiti, diciamo, fuori provincia perché magari hanno proseguito gli studi universitari in altra regione. Quello che abbiamo tentato appunto di fare è, diciamo, sui pazienti seguiti appunto per 2 anni, e quindi quelli del campione che va dal 2013 al 2017, 228
28 pazienti e che quindi posseggono tutti un follow-up appunto a 24 mesi, andare a vedere, diciamo, retrospettivamente quali sono le caratteristiche di questi pazienti e i motivi per cui hanno abbandonato il trattamento, facendo proprio un confronto tra i pazienti che sono rimasti in carico e quelli che invece appunto sono stati persi di vista. Persi di vista non significa che non ne abbiamo più tracce, comunque appunto sono pazienti che abbiamo, diciamo, contattato anche telefonicamente e che però appunto hanno manifestato sia loro che la famiglia, diciamo, il rifiuto di continuare a essere seguiti dal servizio. Non vi sono delle differenze significative tra i pazienti che proseguono il trattamento e quelli che abbandonano rispetto per esempio al genere, né tantomeno rispetto all'età, anche se di solito tendono ad abbandonare di più il trattamento i pazienti maschi e i pazienti appunto più giovani. Rispetto appunto al titolo di studio, anche qui non vi sono differenze, così come appunto all'occupazione, anche se appunto anche qui tendono ad abbandonare più facilmente appunto il programma di trattamento pazienti con un miglior funzionamento, quindi con un titolo di studio superiore e che appunto siano occupati oppure appunto studenti. Rispetto appunto alla durata di psicosi non trattata, tendono ad abbandonare più facilmente il trattamento invece i pazienti che hanno una durata di psicosi non trattata inferiore ai 12 mesi, quindi diciamo che hanno una durata di psicosi non trattata più breve, e tendono ad abbandonare più facilmente il trattamento pazienti che non hanno familiarità per disturbi psichiatrici gravi. I pazienti infatti con familiarità per disturbi psichiatrici tendono a rimanere più ancorati ai servizi, o perché la famiglia ha già funzionato come punto di aggancio, o probabilmente anche per delle caratteristiche che sono appunto delle caratteristiche per esempio sociali appunto della famiglia che in qualche modo caratterizzano questo contesto. Rispetto invece alla variabile del ricovero all'esordio, anche qui tendono ad abbandonare più facilmente il trattamento i pazienti che sono stati ricoverati all'esordio, cioè in cui il primo contatto con il Dipartimento di Salute Mentale è stato attraverso il ricovero, e pazienti anche qui tendono ad abbandonare più facilmente, diciamo, i servizi, pazienti che non hanno una grossa compromissione appunto nell'area dei contatti sociali, quasi a dire che in qualche modo spesso l'aggancio ai servizi territoriali, diciamo, rimane per loro un surrogato rispetto a tutta una serie di supporti sociali che hanno difficoltà a creare nel mondo esterno. Rispetto alla collocazione, tendono a rimanere più facilmente appunto ancorati ai servizi i pazienti che vivono nella con la famiglia d'origine, piuttosto che pazienti che vivono soli oppure appunto con altri familiari o altre persone, e questo giustifica quell'ampio lavoro di psicoeducazione che noi attuiamo appunto con le famiglie per cercare in qualche maniera appunto di condividere con loro il progetto terapeutico. Rispetto all'uso di sostanze, anche qui ma non in maniera significativa, vediamo come l'uso di sostanze tenda più facilmente a portare il paziente ad abbandonare il servizio. Rispetto alla terapia farmacologica, anche qui diciamo tendono a rimanere più facilmente agganciati i pazienti che effettuano diciamo, un certo tipo di terapia, ovvero appunto una monoterapia secondo linee guida NICE, ovvero con antipsicotici di seconda generazione, piuttosto che con antipsicotici di prima generazione, oppure politerapia di associazione di antipsicotici di prima e di seconda generazione. Gli SPOC abbiamo parlato, ovvero diciamo i raggi appunto di questo percorso, l'abbiamo già detto. Abbiamo un centro standalone, che è un centro, diciamo, che ha una forte, è una realtà, diciamo, presente nel nostro territorio già dal 1999, che è il centro di psichiatria e psicoterapia per l'infanzia e l'adolescenza, unità operativa semplice a valenza dipartimentale, che consente, diciamo, l'accesso a tutti i giovani del territorio fino ai 18 anni, è fortemente focalizzato sull'intervento precoce, anche questo è un accesso libero ed è collegato con la psichiatria degli adulti e con le altre agenzie del territorio, come per esempio appunto con il tribunale per i minorenni, appunto per i figli di pazienti che in qualche modo vengono, diciamo, messi in carico. I centri di salute mentale e invece le unità territoriali, come abbiamo detto prima, garantiscono questo intervento integrato che va per la salute mentale ma anche per la salute fisica, di counseling in caso di uso di alcol e sostanze, e di supporto al lavoro attraverso appunto i tirocini professionali e di supporto anche allo studio attraverso un protocollo strutturato che abbiamo attuato con l'Università del Salento per i nostri pazienti che o sono già in carico ai nostri servizi attraverso la neuropsichiatria infantile, oppure che decidono comunque di completare, diciamo, il percorso universitario, diciamo, trasferendosi nella nostra città. Rispetto all'intervento integrato, anche qui devo fare una riflessione. Il lavoro con i giovani ci ha insegnato che spesso è difficile proporre, diciamo, ad un paziente
un intervento integrato per tutta una serie di motivi, molti dei quali hanno anche a che fare con lo stigma, diciamo, dei pazienti ad approcciarsi ai nostri servizi, per cui spesso i giovani pazienti utilizzano i nostri servizi il minimo indispensabile. Questo è il motivo per cui, per esempio, l'intervento integrato, anche se, diciamo, nel percorso integrato di cura viene offerto a tutti, di fatto non da tutti viene accettato, perché spesso i pazienti si, diciamo, limitano ad accettare semplicemente l'intervento appunto farmacologico o al massimo, diciamo, degli interventi appunto brevi, concisi e non diciamo di elevata frequenza o di lunga durata. Il tipo di trattamento offerto è stato appunto nel 42% la psicoterapia, nel 12% l'addestramento alle abilità sociali, psicoeducazione nel 6,7%, riabilitazione cognitiva in pochi casi, supporto appunto allo studio nel 2,5%, in qualche caso più di due interventi. E vedete, diciamo, sicuramente il fatto di attuare un trattamento integrato è fortemente appunto predittivo della possibilità di aderenza appunto nel lungo termine al trattamento, ovvero 2 anni. Anche qui, diciamo, ci sono degli interventi probabilmente che correlano più fortemente con l'aderenza, che per esempio appunto l'attuare la psicoterapia, piuttosto che degli interventi, diciamo, di tipo psicoeducativo, piuttosto che, diciamo, degli altri, invece, gli altri interventi. Questo un po' conferma anche appunto alcuni, conferma alcuni dati, ma ne disconferma altri appunto della letteratura, che indicano come interventi quali per esempio la terapia familiare siano invece quelli più fortemente correlati, diciamo, con una miglior aderenza, oltre che con una riduzione delle ricadute dell'ospedalizzazione rispetto che non gli altri interventi. Senz'altro un trattamento appunto integrato correla fortemente con l'assenza a 2 anni o comunque con le ridotte ospedalizzazioni rispetto che invece i pazienti che non attuano questo tipo di intervento, e anche questo tenuto conto, diciamo, dell'elevato impatto dal punto di vista sulla psiche del paziente di un ricovero, che ancora appunto, è visto come, diciamo, un evento abbastanza traumatico, soprattutto all'esordio, ci sembra, diciamo, che possa darci ragione della possibilità di proseguire in questo senso. Uno dei grossi problemi, e mi avvio appunto alle conclusioni, diciamo, del nostro percorso, che abbiamo visto anche a distanza di tempo, riguarda proprio la bassa captazione. Abbiamo detto che la media appunto dei pazienti che reclutiamo, proprio perché appunto, diciamo, afferiscono spontaneamente i nostri servizi, è di 47 l'anno, quindi, diciamo, è comunque molto bassa rispetto a quella che noi ci aspettiamo, tenuto conto per esempio appunto dell'incidenza della schizofrenia e di disturbi bipolari all'interno del nostro territorio. Quello che cerchiamo di fare è quindi di informare appunto la popolazione target attraverso una serie di campagne di sensibilizzazione, per esempio appunto consentendo agli studenti delle scuole di frequentare le nostre strutture in alcune, diciamo, particolari giornate, come per esempio la giornata mondiale della salute mentale, invitando dei leader appunto della musica o comunque dello sport, che in qualche modo, i cosiddetti influencer, che in qualche modo, diciamo, parlino un linguaggio ai giovani e che in qualche modo li invoglino a frequentare i luoghi della cura, anche semplicemente appunto per sapere come appunto funzionano i posti in cui si fa, diciamo, salute mentale. Ovviamente lo facciamo anche attraverso, diciamo, i nostri social, attraverso per esempio la pagina Facebook o la pagina Twitter. Un'operazione molto importante che abbiamo attuato nel corso proprio di questa pandemia, che ha dato, diciamo, una brusca accelerata in questo senso, è stato appunto l'implementazione del teleconsulto appunto sia psichiatrico che psicologico, che è stato attivato appunto in tutti i centri di salute mentale, nei reparti ospedalieri appunto per acuti, e che in qualche modo ci ha consentito di tenere il contatto con i giovani, oppure appunto di accettare anche dei nuovi invii, dei nuovi casi. Questo appunto è stato molto importante, perché è stato attuato attraverso, diciamo, una piattaforma approvata dalla nostra azienda, approvata dal Data Protection Officer aziendale, perché appunto non consente una grossa dispersione di dati, e che contiamo di utilizzare e che appunto utilizziamo, diciamo, al di là della pandemia anche nel futuro, proprio perché, diciamo, ha comunque dei vantaggi che sono soprattutto per i giovani: accelerare la possibilità di un consulto urgente, di ridurre appunto i ritardi nella cura, migliorare la continuità della cura e la frequenza dei follow-up, diminuire i costi per esempio legati ai trasporti o al tempo impiegato per raggiungere i servizi, migliorare appunto la sicurezza e la privacy, e ridurre appunto lo stigma, che è quello appunto di frequentare i servizi, diciamo, visti nell'immaginario come servizi per cronici o comunque in qualche maniera appunto i servizi
servizi per gli adulti. In conclusione, diciamo, il tasso di persi di vista dei servizi e di non aderenza alla terapia è molto elevato nei pazienti giovani all'esordio. Il percorso di cura dipartimentale nella nostra area è diventato una specie di LEA per gli esordi psicotici del nostro territorio, quindi uno standard di sistema attraverso il quale noi cerchiamo di offrire appunto un'accessibilità, una tempestività adeguata e un'organizzazione, diciamo, dei team attraverso un trattamento farmacologico e psicosociale integrato garantito a tutti i giovani. Diciamo, questo, così come un percorso appunto mirato anche alle problematiche della famiglia, può essere predittivo dell'aderenza al trattamento nel lungo termine. La formazione continua sul campo e il reporting periodico appunto dei micro team consentono la verifica e il riesame di tutti gli indicatori appunto prefissati dal percorso integrato di cura. E appunto queste, diciamo, sono le nostre equip che partecipano al diciamo al programma appunto di rilevazione e intervento, e su questa diapositiva io vi, diciamo, saluto e attendo le vostre domande. Grazie. Grazie, complimenti con il mio applauso, che è un applauso di tutti quanti, complimenti per l'intervento, che devo dire, insomma, il commento mi viene abbastanza in linea con quello che ho fatto prima con per il collega Pozzo, ovvero l'importanza che voi avete dato proprio all'applicazione sul territorio e alla ricerca, no, sul territorio, all'integrazione dei servizi, alla creazione di micro-equip, alla formazione del personale. Penso che questo sia veramente uno stimolo importantissimo e un punto fondamentale proprio per il lavoro con questi pazienti e con tutti i pazienti sui servizi. Quindi grazie veramente per l'intervento. Allora, io mi avvierei alle conclusioni, nel senso che il tempo è tiranno. Quindi a questo punto è capire un pochino come vogliamo concludere. Mancano veramente 5 minuti. Io ho provato a vedere, ci sono alcune domande a cui non siamo riusciti a dare risposta proprio per un problema di tempo. Io farei una conclusione un po' così, se voi, chiedo ai 4 relatori se sono d'accordo. Concluderei così. Io provo a tracciare 2 linee guida di quelle che mi sembra essere un po' l'integrazione dei vari interventi, e poi chiederei a ciascuno di voi di lasciarci proprio con una frase, uno sketch, una cosa molto, molto piccola, però che possa essere proprio un messaggio per tutti quelli che ci ascoltano, una sintesi del vostro intervento o qualcosa che avete particolarmente a cuore. A me pare che questi interventi fondamentalmente ci abbiano e ci richiamino ad un punto fondamentale, cioè l'importanza di mettere in atto dei trattamenti che siano specifici, strutturati e tempestivi, e nell'ottica delle tempestività l'importanza proprio della diagnosi precoce. Quindi una diagnosi precoce che vede appunto lo sviluppo della psicosi come non una frattura appunto, ma come un continuum. Quindi l'importanza di tutta anche l'analisi e la storia del paziente. Interventi che devono essere interventi appunto strutturati, specifici. Si è parlato di CBT, si è parlato di interventi di terza generazione, quindi un'importanza dell'ACT, training metacognitivi, training neurocognitivi, quindi tutto quello che può essere proprio l'utilizzo di questi modelli e di questi trattamenti. L'altra area che è stata, diciamo, focalizzata è l'importanza dell'applicazione sul territorio e della ricerca, non perché noi clinici, io parlo come clinica, dobbiamo essere dei ricercatori, ma dobbiamo sicuramente essere attenti a quello che la ricerca ci dice, ai protocolli che ci dà e soprattutto a come funzionano, a quali sono i risultati. L'importanza della formazione degli operatori sul territorio, che è quella che su cui ha focalizzato anche l'intervento in parte la dottoressa Calò, e l'importanza di creare proprio delle micro-equip che siano formate. Ultima cosa, ma non meno importante, è proprio l'integrazione dei servizi. Quanto più il paziente è grave, io non mi occupo di pazienti psicotici, anzi ringrazio tutti voi che oggi avete contribuito alla mia formazione personale, mi occupo di disturbi di personalità, ma l'integrazione dei servizi penso sia appunto uno degli aspetti principali. E ultimo punto, la sensibilizzazione. Sicuramente la sensibilizzazione ai giovani e all'opinione pubblica per un problema che abbiamo visto all'inizio è così diffuso all'interno appunto della società,
è riconosciuto un po' a livello universale. Io non so se sono riuscita a mettere insieme un po' le cose che avete detto tutti e quattro, eventualmente chiedo a voi ecco, di lasciarci proprio con uno sketch, con una frase conclusiva, e poi tutti dobbiamo mettere in atto una skills di BT, che è l'accettazione radicale del fatto che avremmo voluto fare di più e stare più insieme, ma purtroppo non possiamo. Prego a voi la parola. Eccomi, scusatemi. Allora, io Elena sono totalmente in linea con quanto dicevi, soprattutto per quanto riguarda il primo punto, e la frase con cui mi sento insomma di chiudere è la psicosi non è solo un affare dell'età adulta. Molto spesso andando in giro a fare formazione mi sono, come dire, sentita dire che molti operatori del nostro settore erano stupiti dal fatto che esistesse la psicosi in età evolutiva. Quindi mi sento ancora, anche a distanza di qualche anno, di sottolineare come è un affare anche dell'età evolutiva, ma soprattutto che inizia forse con età evolutiva. E cerco di usare questo piccolo minuto anche per rispondere a una domanda che leggevo in chat che mi era stata fatta su e se, diciamo, la vediamo in età adulta. Quando la vediamo in età adulta è molto probabile che i primi segnali non li abbiamo visti in età evolutiva. Quindi, altre parole chiave, diagnosi precoce, non sottovalutiamo il disagio dell'adolescente, non sottovalutiamo la difficoltà dell'adolescente a fare i conti con la percezione che qualcosa sta cambiando, che la malattia mentale è incipiente, insomma, quindi cerchiamo anche di favorire modalità attraverso strutture, servizi di supporto agli adolescenti rispetto alla semplice espressione del disagio, direi, perché deve cominciare da lì. Quindi diagnosi precoce e altrettanto intervento precoce. Questo è quello con cui mi sento di concludere. Un caro saluto. Grazie, complimenti Maria, veramente complimenti. Allora, il mio take-home message è il seguente. La schizofrenia non è più una parolaccia che deve spaventare, deve creare terrore e deve creare stigma. Abbiamo già fatto piuttosto danni. Schizofrenia, psicosi in generale, sono disturbi che possiamo curare, il dogma crepeliniano è stato ampiamente superato, certo c'è una parte di pazienti che segue quell'andamento, ma gran parte no. Intervenire subito, intervenire precocemente, ci vuole competenza, ci vuole preparazione, e diffidiamo dalle imitazioni, ovvero diffidiamo dagli pseudotrattamenti che trattamenti non sono. Noi sappiamo che tanta parte della cronicizzazione dei pazienti l'abbiamo causata noi in tutti questi anni, facendo fare cose che di terapeutico avevano veramente poco. Abbiamo manicomializzato pazienti al di fuori del manicomio, spacciando per pratiche riabilitative, pratiche di cronicizzazione. Non è quella più la terapia, il mondo è cambiato. La fine dell'intrattenimento, come disse Benedetto Saraceno tanto tempo fa, è ormai realtà. I pazienti non vanno intrattenuti, vanno curati dall'inizio e ci si spara tutte le armi possibili sin dall'inizio. Va bene? Quindi datevi da fare, ottimismo e we can do it. Grazie Antonio, grazie mille, complimenti ancora. Andrea? Sì, io mi associo a tutto quello che è stato detto sia da te che dai colleghi. Aggiungerei andare oltre la diagnosi di schizofrenia e guardare più in senso lato al rischio psicopatologico, perché i numeri relativi allo sviluppo di un primo episodio psicotico sono relativamente ristretti, per fortuna, però questi ragazzi che rimangono a rischio presentano il rischio per molti altri disturbi. Stamani è stato citato il disturbo ossessivo compulsivo, che a livello di qualità di vita ad alcuni studi risulta essere associato a una percezione di compromissione funzionale che non è molto diversa da quella della psicosi. I genitori di ragazzi che soffrono di DOC, ahimè, percepiscono il DOC come percepiscono la psicosi i genitori dei ragazzi con psicosi. E direi, insomma, ci stiamo sempre più avvicinando a un paradigma di prevenzione primaria. La CBT nasce come un intervento clinico su persone che hanno un malessere, però il modello ABC, insomma, che poi può essere declinato anche con, diciamo, delle implicazioni di terza generazione e così via, può essere utilizzato nelle scuole, può essere utilizzato su ragazzi che non chiedono aiuto, su ragazzi
per educarli a cosa provi, cosa senti, che pensieri hai, che comportamenti hai in risposta a quei pensieri, a prescindere che abbiano un malessere o no, e rafforzare dentro di loro le risorse. Quindi credo che il passo prossimo sarà questo, insomma, lavorare sulla popolazione generale degli studenti. Ecco. Grazie. Sì, grazie Andrea. Il dottor Pozza mi ha rubato la battuta finale. Penso che il lavoro, la sfida importante, quella che stiamo cercando di attuare anche nel pubblico, è di andare a vedere il rischio psicopatologico e seguirlo appunto longitudinalmente, perché sappiamo che spesso, diciamo, no, gli esordi appunto di una psicosi possono essere completamente differenti, possono afferire anche a dimensioni che sembrano completamente diverse. Per cui penso che il lavoro, diciamo, con la neuropsichiatria infantile, con la transizione, ci darà dei risultati sempre più convincenti appunto nel giro di qualche anno. Noi finora, anche per un problema appunto di risorse, ci siamo concentrati solamente su alcuni tipi di sintomi, ma la nostra sfida è nel futuro appunto quella di in qualche modo guardare a tutta la popolazione dei giovani che afferisce appunto ai nostri servizi e cercare di seguirla nel tempo. L'altra cosa che penso appunto sia utile è cercare appunto di aumentare la captazione appunto dei giovani da parte appunto dei servizi, perché hanno bisogno appunto di essere trattati da persone, diciamo, competenti, o che sappiano anche inviare in maniera competente, perché è chiaro che certi, diciamo, no, alcune diciamo competenze non possono essere appannaggio di tutti gli specialisti, ognuno ha la propria formazione, però io penso che saper indirizzare diciamo una formazione appunto quanto più ampia possibile, che in qualche modo possa garantire questo risultato. Penso che, diciamo, raggiungere i giovani sul loro territorio, quindi forse le nuove tecnologie, anche le nuove professionalità e i nuovi specialisti ci possano aiutare in questo arduo compito. Bene, grazie. Allora, l'ultimissima parola è di ringraziamento anche per tutti i nostri ascoltatori. Siamo arrivati quasi a 700 questa mattina e ancora tanti sono in linea, quindi sicuramente è stato un workshop molto ricco, costruttivo e, ripeto, formativo per tutti noi. Un ringraziamento a Francesco Mancini e a tutto il network delle scuole APC-SPC che hanno organizzato questo, e in particolare anche a quelli che avrebbero dovuto essere i nostri padroni di casa, i leccesi, che purtroppo non abbiamo potuto essere lì di persona, quindi un ringraziamento alla collega Calò e al professor Serafino De Giorgi, che sarebbero stati disposti ad ospitarci. Speriamo una seconda edizione in Puglia. Bene, allora io concludo, ringrazio tutti, vi saluto e complimenti per il lavoro. Adesso sta a tutti noi cominciare a fare e a diffondere quello che ci avete insegnato.